Sono emozionato, direi. Sono quasi orgasmato, direi. Questo è il contenuto. Il Napoli viene umiliato a Genova, mentre la Lazio fa la stessa fine a Torino. E una squadra perde clamorosamente. Buonasera Manfredi, non so neanche che cazzo ho detto. Buonasera, ti faccio vedere un numero. Cosa vuol dire? Sai cos'è 107? Non so, gli anni che non vincete un derby? No, ma se continuiamo così ci arriveremo presto. Non so, i tiri che ha fatto questa sera il Milan in porta. 107. Cos'è? Sono i milioni buttati da questa società nel mercato. Ma dai. 107 milioni spesi per finire a prendere 5 gol nella quarta partita di Serie A. Vergognatevi. Andate con le dimissioni, date le dimissioni. 107 milioni avete speso per fare sta squadra di merda, incompetenti. Secondo, andatevene. Secondo i tifosi del Milan, caro Manfred, c'è una sola speranza. Ho già letto che è partito il tweet. Naturelle? Ma è dedicata a Naturelle nel mecenate? Me l'ha portata lui, mi ha chiesto se me la mettevo in live stasera. Ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Stava da solo! Stava da solo lui in aria! Ma viene in grandezza? No, perché va bene, Milan. Com'è divisa la serata? Raccontamelo un attimo. Derby, Juve, Lazio e poi dovrebbe venire il Grandesa. Ma viene l'amuleto? Amuleto chi è? Minchia, l'amuleto del Milan. Siamo ragazzi, prima live reaction del canale. Ragazzi, prima live reaction del canale. Derby di Milano è la prima live reaction della mia vita. Complimenti. Beh, bravo, bravo, bravo. Tutti a mettere like, ragazzi. Forza Cohen, non smettere mai, direbbe un fratello. Devo partire con cos'è il bello di Cohen? Che passa, non so perché passa come uno che capisce di calcio. Ma perché basta parlarne seriamente, uno pensa che ne capisci fondamentalmente. Vergogna! Vi dovete vergognare! Dal primo all'ultimo! Ma l'hai chiamato? Ma Ubrim! Sì, ma non mi ha risposto. Esattamente scuso! E Pioli! Ma guarda, Pioli! Ah beh, c'è poi la... Ah, lei era così, Manfredo? Ha fatto la reaction anche lei? No, ero a Tele Lombardia, questa mi sa che è vecchia. Ah, allora, però mi hanno detto che hanno fatto un montaggio su quella, tra l'altro, Manfred. Eccolo qua. Che è più adatto per stasera. Caro amico Manfredi. Vabbè, dobbiamo far entrare gli ospiti di oggi. Umiliati, credo sia il termine giusto, e onestamente non pensavo di trovarmi a fare questo video, ma anche sul 2-1, cioè... Buonasera a Manuelina. Ah no, è Giulia. È cambiato il mondo. È cambiato il mondo. È cambiato il mondo. No, ma già in questi quanti 10 minuti ho sentito una marea di... Si può dire di stronzate? Certo, avvocato, lei può utilizzare il linguaggio che ma per già desidera. Capito. No, ma proprio guarda, Manfred che mi contesta così il mercato, tutto. Ora non oggi, dal primo giorno l'ho contestato. Però adesso voglio sentire proprio stasera, perché già oggi sto leggendo la qualunque. Adesso oggi per questo derby, chiaramente orrendo, voglio vedere. Voglio proprio, stasera sono proprio curiosa di vedere. Ma sei delusa o sei incazzata tu? Ah no, un po' entrambe, Andre, ovvio, non sono per niente contenta, però ti dico la verità, cioè secondo me stasera è Inzaghi che ha vinto su Pioli un'altra volta, però sì, ma io guarda, io però non mi sento di dire aver visto questo disastro, cioè allora, minchia, quanto doveva finire? 17-1. No, non cominciamo così perché sennò non parlo per niente, è ovvio, stiamo parlando di una partita finita 5-1, un derby, ti vedo troppo giù di morale. Buonasera. Sì,
Ciao, ciao Silvio. Il re, anzi no, il principe. Il principe. Buonasera principe. Vabbè, ma chi era il minore stasera? Buonasera a tutti, come state? No, no, principe. Buonasera. Allora, c'è uno allora dico, cosa sta facendo Ciccio? Ti spiego, dopo il derby, cioè in verità già sul 4-1, io ho iniziato a bere. Ok, è giusto. E Ciccio ha iniziato a piangere e deve ancora smettere da quello. Allora, posso dire una cosa e poi ma da mangiare il panino che è meglio. Prego Ciccio. Questo passo, Pioli, non arriva al panettone. Una buona serata a tutti. Allora, inquadri Ciccio, inquadri Ciccio. L'uomo, ragazzi, che ci aiuta nella GOT. Ciao Ciccio, piacere. Chi è? No, però raga, sono serio. Questo passo Pioli veramente non arriva. Vabbè, adesso è evidentemente fatto. Dai, portalo via, che non possiamo dare questa immagine della GOT League. Ti ricordo. Allora Ciccio, ti teniamo dietro la camera per un motivo. Adesso non Allora, purtroppo veramente non sono più milanista. No. Cioè, all'Ortelli siamo? Ma un tifoso fluido pure te? Beh, allora, in realtà c'è qualcuno che stasera la pensa come te. No, poverino. No. Aspetta, senti. Fa male. due parole, un'enfasi mai vista. Un attimo, perché ci sono anche gli interisti da far entrare. No, il re dell'Inter che conta, signori e signori, mio fratello, il maestro Enerix. Ciao Eni. Ciao ragazzi. No, io sono schifato dalla rappresentanza milanista. Cioè io sono qui a sentire i funerali al Milan per una partita. Cioè non so. Bravo, se Eni, hai visto che io sono d'accordo già con te. Non so se ve l'hanno spiegato, ma a prescindere che si perda 7-1, 10-0, 15-0, sempre 3 punti sono. E andare a sputare sul percorso, costruito bene, con un bel mercato. Bravo, e 3 punti persi mi sembra una follia. Calma. Complimenti. Calma. È andata male, ma calma. Complimenti, grazie. Complimenti Ene. Hai perfettamente ragione. C'è una sorpresa per te. Chi è? Quanto dura? From Puglia. Il re dello stivale. Ma sorte da carne peola, ma tu mi mangi? Come parla? Ma chi sono ciuccio ci può parlare, no? Non ti scusate l'Inter! 5 gol! No. Il piede più bello che tu hai visto in vita tua, perché cazzo sta paglia! Che cazzo sta paglia! Ma siete entrati in campo, no? Quando vieni, ci non merda! Che non ci sono sei ritorno, no? Ma vaffanculo, va. Vieni solo quando vinci, merda. Vieni solo quando vinci. Il tuo parere non conta un cazzo. Non sei un interista. Sei uno che vuole il consenso. Con te non ci parlo. Io parlo con i tifosi veri. Io parlo con i tifosi veri. Allora, noi ci dissociamo da... Manfredi, lei ha capito cosa ha detto? Sì, no, ma io ho paura. No, non ha detto niente di bannabile. Però puoi passare un attimo, solo un attimo. Che cazzo signor Michele. Lei che è un vero pugliese, proprio lei è l'orgoglio della Puglia. mi spiega che ci fa con un falso pugliese come Ciuccio? Questo mi ha pagato, sapere. Mi ha pagato a posto. Ah, okay. No, prima di tutto. Manfredi, la pigliata culo stanotte. Per favore. State calmi.
facciamo entrare l'interismo vero. Ah, ma Ele, scusa, mi dicono che tu praticamente sul 2-0, non so se è vero, lo mandano alla fucina, sul 2-0 del Genoa hai postato questo. Sì, vabbè, ma il 2-2 lo conferma, Cioè, non è che il pareggio cambi quello no, che penso, cioè, anche è sempre un pareggio della squadra campione d'Italia con una neopromossa, No, dico certo, che comunque non perdi il vizio, nonostante no, tutto. Il vizio non lo perdo mai. Complimenti, complimenti. Stanno arrivando tutti. Cioè, quindi tu posti questo e fanno il 2-2? Sì. Complimenti. Però rimane un pareggio contro una neopromossa. Il re del calcio, il re del mercato, il re dell'Inter, il maestro Fabio, il re di Milano, Bergomi. Buongiorno ragazzi, presentazione. L'aveva detto. Grazie Pancio, ciao, ciao ragazzi. Buonasera maestro. Ciao amici, ciao Eric. Fabio, abbiamo, posso abbiamo dire una cosa? Previsione clamorosa del maestro. No, io volevo dire una cosa, citando proprio lei, maestro. Homo post. No, 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 non deve chiedere scusa io a Inzaghi. Inzaghi chiede scusa a me, perché sono io che ho dettato il cammino. È molto semplice, sono io che è due anni che dico che DNA abbiamo, come si... Chiedi scusa a Inzaghi. Inzaghi, se avessi ascoltato me, Inzaghi aveva due scudetti sul torace. E allora, ma vai a fanculo, Brozovic. Vai a fanculo. Inzaghi chiede scusa a me. E soprattutto, quando parlo io... Parla anche Marotta, non parla Fabio Bergomi. Marotta dice, così non si può andare avanti. Io ho spiegato un tema tattico e un tipo di mentalità. Lui ha messo in atto sì, queste due piccolissime cose ovvie, perché ne abbiamo fatto una minchia dell'ovvio, e l'Inter magicamente gioca bene. Se poi conti che Inzaghi ha avuto una campagna acquisti che io definisco veramente straordinaria, nel senso si gira e dice, ma questi qua sono i titolari e i panchinari. Quindi, eppure... Abbiamo avuto 12 cambi, ma che 12 cambi che c'è 24 titolari? Quindi sono io con Marotta che abbiamo condotto una battaglia leale parlando faccia a faccia dicendo così non puoi giocare. Infatti cos'è successo? I dirigenti del Milan... Un attimo che abbiamo una previsione, un attimo. È mutato lo schermo. Se mi avessi ascoltato avevamo due scudetti in più. Abbiamo un oracolo, prego. Che voi avete esaltato come fenomeno e gli date 6 milioni annui. Caro Gigi, faccio lo screenshot e spero che al derby te la metta nell'angolino. No, il derby ti sei preso veramente. E infatti è andata. Guarda che bella gif, Fabione. Senza parlare degli intertristi, di Thuram, delle rotture di coglioni su quella fogna di Twitter, di quelli che ci siamo indeboliti in Europa League, in attacco è un disastro, cazzo abbiamo fatto 500 gol, incompetenti. Buonasera, buonasera alla regina. Ciao Ila. Ciao a tutti ragazzi, come siamo? Bene, bene, bene. Lei come sta? Ciccio, come che stai, fa? Manfred? Ciccio, no. Ciao, Simo, come stai? Bene, tu? Tutto bene, stasera alla grande proprio. Manfred? Anche io. Quella merda di Manfredi che critica il mercato quando io ha passato sto come chi aveva capito Giroud. Tutto dall'inizio come capito, al solito. Non perché questi saltati... Erano i saltati per aver fatto 4 gol alle squadre inutili. Oh, grande mercato. Ma che cazzo, hai capito? Ma secondo me sei troppo questi giocatori, vi ho detto, occhio, questi giocatori da 15-20 milioni, quindi valore basso, se prendono una scoppola al derby non si riprendono più. Sì, infatti Mkhitaryan parametro zero, Thuram parametro zero, tutti i giocatori pagati tanto. Thuram parametro zero, ma li devi dare 6 milioni, potevi fare, e invece no. E invece no, l'hai preso. Dovevi prendere Frattesi. Manfredi, scusami, Manfred, però è il problema minore in questo momento. Cioè, non è che Frattesi come Totti non aver preso un centrale difensivo in più. Perché adesso parlare sinceramente di Thuram non ha senso. Perché il Milan per me sta dimostrando. Ce l'aveva in mano. Come non ha senso? Il no, Milan Manfred, ha no, perché il potenziale offensivo ce l'ha. È in difesa e aspetta. In difesa, e secondo me Pioli ha impostato malissimo la partita. E invece Inzaghi, benissimo.
quello stasera. Adesso... bisogna anche essere onesti, ragazzi. Io non è che ho visto una superiorità nel bravo, gioco. Bravo, state facendo il gioco loro. Adesso date la colpa a Pioli, cacceranno Pioli, sarete con... no, io non sto dando la colpa a Pioli, sto dicendo che tu parli di mercato, c'è da parlare della difesa, perché non si è comprato in difesa, e questo è il problema di questa sera, non Turam. È un caso, perché nei due fuori titolare e suo panchinaro, quindi penso che sia un caso. No, vabbè, dai, questa è da galera. Ma come si fanno a fare questi titoli qua, dai? No, ma il paragone, no? Il paragone, no? Uno può anche farlo, azzardarlo, poi lo articola. Ma è proprio lo stile di gioco che non c'entra nulla. Il Milan vive di ripartenze. Di ripartenze spesso letali. Oggi cosa fa? Quindi non è un guardiolismo, ma è il contrario. Quindi già quello è un ossimoro, un articolo dovrebbero licenziare. Giusto, è più simile a Klopp, Pioli. Che chiaro, esatto, molto più verticale. Quindi quella è una cazzata, è una cazzata. Però nel senso, oggi semplicemente il Milan, che ha delle ripartenze veramente forti, l'Inter lascia la palla e dice, fai tu il gioco, vediamo cosa costruisci. E l'Inter riparte. E c'è un dato, forse era a Telelombardia, magari eri a Telelombardia, Manfred. Sì, sì. Perché ecco, a primo tempo io ho fatto uno screenshot perché poi... perché ce li vediamo, ci vediamo i dati. Aspetta un secondo. No, il primo tempo l'Inter ha sul 2-0 un possesso palla pancio del 22%. 22%. Io quello che spiego da due anni a Inzaghi, gli dico, ma tu non devi... io la palla non la voglio, diceva Mourinho. 20 questo qua. Inter 28 Milan 28, 70. Sì, ma lo stiamo vedendo anche qua, fa. Scusa. E allora qui il calcio è questo qua, solo che lui diceva l'anno scorso che perdeva 15 partite e noi però sbagliamo sotto porta, però quest'anno diceva davanti ci siamo indeboliti. E poi dietro prendeva gol. Allora, primo non prendi gol. E lui ha abbassato il livello della difesa. Infatti oggi Pioli dice giustamente, non perché noi siamo dei vigliacchi, lui dice l'Inter giocava molto dietro e dietro la linea della palla, ma anche con la Fiorentina era ben riuscito di fare quella proprio impostata così, no? Cioè, certo, sì, ma la squadra ha voluto dall'anno scorso ad aprile giocare così per salvare l'ingresso in Champions. Lui si è adattato. No, questo non me lo merito oggi. Guarda che rivoluzione, okay. Penso sia interista, però rivoluzione non è. No, Juventino. Ah, vabbè, no. No, ma non è quello. No. Cazzo! No. Eccolo qua. Torniamoci, che cazzo. No, c'è il tonzo, no. Fortuna che è muto. Ci dissociamo come canale da qualsiasi cosa. Oggi. Ma mi stai zitto! Quale cazzo nazionale? 5 bene, ma col Foggia! Fate schifo! Non potete circolare! Una squadra scarsa, inguardabile, imbarazzante! Raglianera a centrocampo! Ciucu! Ma che cazzo di squadra è? Che squadra è? Che squadra è? Scusi, Gentozzi, le posso far notare? Zitto! No, vabbè, posso, al di là di questo... Che cazzo ridi? No, perché è un programma in cui parliamo. Adesso facciamo... Sei simpatico. Posso far notare che ormai la trasformazione da interista a romanista è completata. Ormai i vostri trofei sono i derby. Possiamo dirlo? Un attimo, no, perché sennò non ce la facciamo. Comunque mi sembra tutto a posto, cioè lo vedo abbastanza tranquillo. La cosa che mi fa ridere è che purtroppo oggi non si può parlare, ragazzi. Cioè, tanto qualsiasi cosa significa... ti sentiamo? Ecco, no, questo io non mi sento. Meglio. Rivoluzione, mi senti? Manfredi, parli bene innanzitutto, subito. Allora senti, che cazzo vuoi? Devo dire una cosa ai napoletani, ma con che calcio si presentano in campo, ragazzi?
No, ci fa la facciamo dopo. Lo facciamo vabbè, dopo. Non ci sono napoletani. Ma guardate, vabbè, vabbè. Diciamo così a caso. Che cattivo è Greta Thunberg qua? Allora, chiedo a 111 di... Un attimo, c'è un'ultima notizia. Chiedo scusa. Pioli esonerato, dicono. Un attimo. Harry, buonasera, direttore. Harry. Ha un'ultima? Ciao, Harry. Ciao, ciao, Gin Tonic. No, non penso che sia Gin Tonic. Buonasera, Harry. Dai, vuole Harry, commentare, morale, vuole... però non ti posso vedere così. Su, dai. Harry, cioè, vuole reagisci, commentare reagisci le parole del suo allenatore? Deve augurare che non sono a Milano, guarda. No! Addirittura. Cioè, senza rispetto per noi tifosi. Come si fa ad andare in conferenza? Allora, parliamo delle parole di Pioli, ragazzi. Parliamo delle parole di Pioli. Allora, questo. Io vi ho detto... Gli hanno chiesto se l'approccio fosse sbagliato, dato che ha subito gol al quinto, credo, e lui ha risposto: nei primi 4 minuti abbiamo tenuto solo noi la palla. Ma sono le stesse dichiarazioni che ha fatto l'anno scorso in Champions. La partita di 90 minuti, questo qua parla di 4 minuti, ma che cazzo. Beh, però è vero, effettivamente i primi 4, raga, il Milan c'era solo lui in campo. Ma fino al 2-1, Andre, il Milan non ha giocato male. Il problema è che noi siamo qui a fare i processi. Anche secondo me. Ma non ha senso parlare di calcio, perché tanto qualsiasi cosa verrà detta verrà delegittimata dal 5-1. Che, per me che vuol dire ha giocato male? Scusami, che significa? No, non ha giocato male. Il Milan, secondo me, ha fatto una partita discreta. Ma come fai a dire una cosa? Per me ha tenuto bene palla, è stata poco concreta, perché è stata poco concreta. Ma lo voleva l'Inter! Ma lo voleva l'Inter che tenessi palla, mica l'hai guadagnata. Che cazzo vuol cioè dire? L'Inter te l'ha data la palla, hai fatto la sua partita. Matteo Hernandez si mangia un gol solo davanti porta. Anche Mkhitaryan. Ok, Teo Hernandez si mangia un gol solo davanti alla porta. Ma Leao... se lo mangia, ma ci arriva con la sua qualità, non ma col gioco. Ma quale sua qualità? È un'azione costruita. Come fai a dire che non è un'azione? È un'azione dove lui travolge tutti perché è più quindi, forte. E quindi se non le devi sfruttare le qualità dei due ma giocatori, come fai a dire che ha giocato fare? Bene uno che per si me, è affidato... Per me fino al 2-1 il Milan ha giocato discretamente. Oh, ma nel primo tempo l'Inter ma posso chiedere una cosa a voi milanisti che lo difendete sempre? Ma io vi chiedo una cosa, ma su 5 gol Mike Maignan non ha neanche una colpa? No. Io l'ho in nessuno dei cinque calcio, comunque ti devi sei normale in nessuno io dei pancio, cinque ok forse sul terzo io pancio io prende 5 no perché oggi ho detto che Sommer è cioè Maignan è leggermente super no ma cosa leggermente mica fa prende 5 gol oggi. No vabbè ma Andre ma che c'entro cioè Maignan è forte sempre comunque no, io non vedo ma non possiamo condannarlo per una partita però, alla fine Rama ha fatto un gol pazzesco gli hanno tirato sempre da 3 centimetri cioè mo che deve no fare? Aspettate però sul terzo gol fa una mezza papra dove ammazza il Milan la palla li passa qua li passa dai anche se lo devi ma deviare Harry però prima sì, di parlare però... della papera di Maignan cioè ma scusate ma la difesa non c'era un raddoppio Calabria non si fa mai dovere non può giocare ora deve essere il fulcro della difesa un ragazzo, ho risposto a Panci che mi ha detto se c'è colpa a Maignan poi adesso no cioè questo ragazzi se siete miracolati hanno fatto visto questo Maignan la fase di Maignan avete preso 5 bene avete la fase difensiva che fa schifo ciao Dio Lotte dall'Ore non posso dare l'altra la Fiorentina ciao Dio Lotte dall'Ore chi è Alessandro no, Pane no, basta no, no, chi no, ma aspetta ancora che ciao Centozzi no. Kier devono però tornare se a casa parlare... a giocare con Lego se vogliamo parlare di Manu scusa un secondo tutto. Fabio Manu ti metto il muto quando non parli che sennò clippa capito Fabio. No, diciamo che intanto sono d'accordo con Manfredi, cioè l'Inter oggi non ha vinto niente, ha fatto un percorso da laziali o da romanisti, quindi per adesso io in Piazza Duomo non ci sono ancora andato, quindi ha ragione Manfredi, perché certe coppette venivano snobbate. Sul piano del gioco il Milan, a me piace parlare di campo, è stato esaltato perché ha avuto questa idea di giocare con Calabria e Teo che entravano dentro il campo, no? Hanno trovato una Roma abbastanza burrosa e questa cosa è stata fortemente esaltata. Il discorso è che tu non puoi giocare con tutti gli avversari nello stesso modo, o quantomeno se hai una difesa con delle defezioni, se sai che l'Inter è fuori di partenza, se sai che l'Inter ha preso meno gol, se, la prima cosa che Milan deve fare è oddio, questi qua ci daranno la palla, ci faranno costruire e noi cercheremo... come è successo, non so, in Intercity la finale, di palleggiarci un po' e di studiarci. Poi l'episodio poteva venire a favore dell'Inter o del Milan, perché il Milan ce l'ha i colpi per far male. Solo che
secondo me ha giocato come spesso fa Spinazzola. Allora, abbiamo fatto spesso. Il pool, Fabio, parto da te a chiedertelo, secondo te, che sentiamo tutti, di chi è più la colpa? Andiamo in fila dopo. Più di Pioli, della difesa o della dirigenza e il mercato? Se parliamo di questo derby, visto che fino a settimana scorsa io ho dei ritagli di giornali con scritto Milan spettacolare, la colpa è di Pioli, cioè è cascato nel trappolone. Giuli? Sì, questa partita specifica secondo me Pioli ha la sua responsabilità, perché secondo me abbiamo giocato troppo poco attenti in difesa, e sono d'accordo con Fabio con quello che dice, cioè quello che ha funzionato con la Roma, con l'Inter, che fa più male da un punto di vista d'attacco, non va. C'è anche da dire che secondo me si abbina la responsabilità di Pioli con la difesa, che in ogni caso per me sul mercato è l'unico ruolo in cui non hanno fatto bene, cioè bisognava comprare almeno un centrale difensivo in più e magari anche un terzino. Simo? Pioli is not on fire. Un attimo, perché abbiamo un altro tifoso del Milan che vorrei far entrare. C'ha le bombe vere, mica come la velina. State tutti. Buonasera! Vista del cazzo, dai, buttalo fuori. Oh, buonasera a tutti. Al nostro allenatore, Damiano Faina. Buonasera, buonasera mister. No, sorriso no, Giuli, ma perché quando... No, dopo ci arriviamo. Anni che dico dell'incompetenza arbitrale, ma poi ci arriviamo. Io sento un casino sotto, ma che è? E non so chi c'ha... La sua sigla bellissima, prego. No, c'è qualcuno che c'ha... No, mi fa piacere vedere Centonze felice e non nominare Inzaghi. Fammi finire di parlare. È Centonze, vedo vedo Fabietto Bergomi. Vedo Fabietto Bergomi che saluto e abbraccio virtualmente, finalmente salire sul carro di Simoncino Inzaghi. Io non ho nessun figlio. Non è che è salito sul suo carro. Prima ho detto che è lui che è salito sul mio carro, perché l'ho insegnato a vivere. Fabietto, io penso che ti ho ascoltato e ti seguo sempre, però devi ammettere che Simone Inzaghi, almeno per quanto riguarda la preparazione tecnico-tattica, è diventato uno dei migliori allenatori al mondo. Oggi Pioli, che sulla tattica in Italia è uno dei più bravi, poi sono altre le cose di cui non capisce un cazzo Pioli. Oggi abbiamo visto che nel corso di questi anni Simone Inzaghi a livello tecnico, tattico, è diventato un top al mondo. Per me è un top in generale, top al mondo per quanto riguarda la preparazione di una partita. L'unico che non ha mai vinto uno scudetto in Italia di quelli che ti ha portato in finale di Champions, Fabio, Conte manco il girone. Allora, facciamo dei progressi. Il signor Inzaghi accetta il diktat della squadra che gli consiglia, ma questo era successo anche a Conte quando era partito col 4-2-4 nell'anno scorso. Era impazzito anche Conte. Lui accetta il consiglio dei giocatori di giocare più riguardati, e guarda caso non prende più gol, e guarda caso giocando, l'ha scritto anche milanisti, giocando in maniera più contiana questa squadra rende di più. Chiedono, scusa un secondo, in chat dicono avercelo... Lui ha voluto manifestare se stesso con il bel gioco. Il bel gioco a me ha portato solamente lacrime, Fabio, per me nel momento. Ma scusa, come sta giocando? Oggi ha fatto 5 gol di partenza. No, cosa fa? Ho finito, basta, si sta alcolizzando, sta giocando agli scacchi alla mezzanotte, non so che cazzo di ora. Bravo, diamo l'esempio. Posso dire una cosa? Sì, è qua che si vedono i veri milanisti, e io grande, ragazzi, qua, dirò sveglia ma forza Milan, qua sono i veri tifosi. Bravo, forza, bravo, Milan. Bravo, bravo, grande. Sentiamo l'intro. No, che è successo? Torre. Buonasera, amici. Mio fratello. Che è successo? Ah, no, ma è Torre, non avevo capito che era Torre. Buonasera, Torre. Buonasera. Sono un po' infortunato. Ma questo
È un po' di mal d'orecchio, fuori sentire le stronzate di 100. Ma che infortunio è un mal d'orecchio? Le stronzate di 100. Sembra che sta morendo, c'è un mal d'orecchio. È un po' grave questo mal d'orecchio, fa parecchio male. Ah, ma perché vuoi? Ma è nel letto per il mal d'orecchio, ragazzi. Sì. Ma vuole 111? Vabbè, se non riesci a dare un secondo. Anche voi mancavate. Non tutti, mi hai visti? No. Merde. Corre. Eccolo. Allora, sotto le coperte devi fare una cosa che non fai mai. Ti do un consiglio. No. Prendi YouPorn e vai, perché non capisci un cazzo. Allora, quello che dice Bergomi. No, ora devo parlare. Non parli, che parli tu. Quello che dice Bergomi è la verità, e c'è proprio quello che penso io. Lui dice le cose vere. Credo 3 anni che ha la miglior rosa, no. E 3 anni che non va a festeggiare un cazzo. Se non vado a festeggiare il gioco, io il Zaza lo tratterò sempre di merda. Simone Inzaghi è l'allenatore più forte della storia che ha mai avuto l'Inter. José Mourinho con questa squadra non avrebbe mai... Ma non possiamo litigare su queste cose. Comunque è sembrato in un videoclip, raga, così, eh? Lo sai? Prova un attimo a ballarla. Bellissimo. Facciamo tipo Justin Bieber. Vai. Minchia, spacca. Oh, bella, come posto. Dove siete, di bello, raga? Siamo al MOBA. Abbiamo visto la partita con Omi. Scusate, ma una volta in questa trasmissione non si parlava di calcio? No, anche. No, io sto qui in paese. No, chiedo, Simo, ti voglio bene, lo sai. Sai che ti voglio bene. Però io pensavo si parlasse di calcio. Purtroppo stiamo dimenticando la partita di oggi, Damiano. Ma no, invece sarebbe onesto analizzarla. Comunque, Fabione, concludo. Scusate se vi tolgo questo bellissimo momento. Ad oggi, come direbbe il caro Pancio, io credo che Simone Inzaghi sia superiore ad Antonio Conte. Antonio Conte è stato cacciato dal Tottenham. Simone Inzaghi porta l'Inter in finale di Champions. Però ragazzi, posso dire una cosa? A me questa credo, poi pensiero mio, Fabio, rispetto il tuo. Ma vi rendete conto di che squadra all'Inter? Però scusate, da 3 anni a questa parte. Cioè, ma voi vi rendete conto di che squadra all'Inter? L'Inter c'ha due squadre intere, c'ha due squadre. Inzaghi, Conte aveva vinto l'FA Cup e 4 scudetti, aveva vinto in... Comunque non è un confronto con Inzaghi. È che, come dice Giulia, lui continua, come dicono in Puglia, mangia e piange. Lui ha una squadra atomica. Giulia, sei d'accordo che l'Inter è una rosa atomica? Assolutamente sì. Ok, lui stasera, come ha fatto in 3, lui piange sempre. Anche stasera ci sono stati 12 cambi, una rivoluzione. Ma che 12 cambi? Ma ragazzi, ma Conte si girava dietro, c'era Asamoah, Young, Celentano, Moses, Gagliardini, Vessin, Esposito, che viene qua. Sì o no? Sanchez un anno rotto si girava e diceva: oh signor, cosa faccio? Lui si gira e c'ha Pavard, Frattesi, Carlos Augusto, Cuadrado. Devo dire la verità. Fabio, guarda che non era erfaina.com fino a 4 giornate fa a scrivere che Inzaghi era sprovvisto di una rosa all'altezza, che l'Inter si fosse indebolita perché Skriniar va via, perché Lukaku va via, tutti, Manfredi, tutti. Tutti. Io da Giulio, il suo giornale rosa per primo l'ha detto. Come? No, dicevo, rispondeva a Manfredi. Tutti l'hanno scritto. Inzaghi, tra le altre cose, lo dice anche. Dice: ma come, scusate, fino a 3 giornate fa mi avete detto che la mia squadra si fosse indebolita, che io non riuscivo a lottare per lo scudetto. Ad oggi devo vincere un europeo? Lo dice Simone Inzaghi, da signore. Qual è? Però dammi scusa, il discorso per me è ancora diverso. Posto che, ad esempio, io prima che iniziasse la stagione ho detto che secondo me l'Inter non è così tanto più forte dell'anno scorso e anzi magari poteva essersi indebolita. Chiaro che poi bisogna vederli i giocatori. Scusate, ma l'Inter ha mai vinto un derby 5-1? No, sì. Però no, aspetta, dammi un attimo, fammi un attimo. No, chiedo. Con Mourinho 4-0. Quindi 5-1 non ha mai vinto. Mi sa nel 70. No, chiedo una domanda, scusate. Quanti anni fa, tipo. Però Dami non l'ha vinto, comunque l'ha vinto sì Inzaghi, ma comunque ci ha messo anche tanto la squadra. Abbiamo una buona squadra sia titolari che panchina. Io non voglio togliere nulla al mister, è migliorato perché è fattuale che è migliorato, però piano. Cioè,
andando avanti col campionato si vedrà, non possiamo dire nulla. Ma Ilaria, scusa, quando l'Inter prende, l'Inter prende Arnautovic, io ho visto i caroselli, i caroselli dicendo no, ma una follia, c'era Luca Conne che diceva una follia Arnautovic, l'Inter prende Thuram, lo scarto del Milan, questo non può sostituire Lukaku e Dzeko. Mo vi dico una cosa, Marcus sì. Thuram è più forte di Edin Dzeko, punto. No, punto. Però un attimo, però ragazzi, secondo me una volta, calma. Fatemi dire un concetto solo. Già l'anno scorso, no, secondo me l'Inter aveva la rosa più forte, cioè l'Inter, secondo me, sono l'Inter tre anni, quattro anni che ha la rosa più forte. Sono tre anni che dite che l'Inter ha la rosa più forte. Ma è vero? Per me non è vero. Scusami, quindi perdo con il Milan più scarso. Io perso lo scudetto col Milan più scarso del Milan di oggi. Cioè, il Milan di tre anni fa era più scarso di quello di oggi. Quindi, è accettabile. Fabio, aspetta che... No, perché Emanuele, se parla Emanuele, non si capisce niente se ci parliamo sopra. Questo Milan è molto più forte di quello con cui Inzaghi ha perso uno scudetto con uno che aveva non lo so. Sì, ma Faina, quello era un po' più quadrato. Faina ha tirato la bomba. Il singolo è più forte adesso, quello era un po' più equilibrato. Questo è forte. Secondo voi? Parliamo di questa cosa che ha detto Faina su Thuram. Io me la sono sentita in balcone. Non so se ricordate la battaglia che ho fatto su Thuram, che ho detto che il Milan l'avrebbe dovuto prendere, che è una forza della natura. Oggi le persone sbattevano addosso a Thuram e cadevano a terra. Thuram è una bestia, signori. Non solo, Manfred, è il giocatore più veloce d'Europa insieme a un altro. Dimmi l'altro qual è, l'avete detto? Abbiamo questa GIF che possiamo mostrare. Oh, questo gol! Questo gol, ragazzi. Manfredi, ma al di là del gol che chiaramente vedono tutti. Lukaku non lo fa mai. Ma lascia perdere chi lo fa o non lo fa. Scusatemi, ma Manfredi non è lo stesso che mi dice che Giroud è la punta più forte in Italia? Sì. No, però allora scusate. Sei un coglione! E allora sei un coglione! Non urli. Thuram era necessario per il Milan. Allora la punta più forte d'Italia, ossia Giroud, era panchinato. No, semplicemente me ne servono due. Me ne servono due, idiota. Ah, okay, che quindi gioco? Tu adesso vuoi giocare a due punte. Quindi rivoluzione. No, me ne serve una che fa la riserva. Quindi Thuram, la forza della natura, veniva a fare la panchina al Milan. Certo, come la fa la Francia. Ah, perché okay, c'è di male. Quindi tu avresti preso una forza della natura dandogli 6 milioni e mezzo l'anno per fargli fare la panchina. E no, invece prendo Jovic o Cafor, gliene do lo stesso 6. Se vuoi i panchinari li paghi da panchinari. Allora non offendiamo, per favore. Sentiamo dagli interisti cosa ne pensano di questo acquisto. Thuram era del Milan. Se volete, io devo stare solo zitta perché ho detto che Thuram per me non era forte. Prego maestro, ci dica. No, se volete, le parole dell'Inter. Io qua ho ritagliato il giorno, ma era il 15 di luglio. Se volete, ho le parole della dirigenza. Ce le dica, ce le dica. Non si può. Comunque è su Twitter. Questo è una Ce le lega, ci fidiamo. Dice Marottone, dici: Beppe mi ha chiamato stamattina, ma non ci parlo di mercato. Comunque è saltata davvero. Questo è 15 luglio quando salta. Prenderà uno meglio di Lukaku, no? E lui dice lo ha già preso. E io dico Thuram. È vero, Faina, però, Faina, io me lo ricordo, 15 luglio. Ha dichiarato questa dice, cosa. Lo ha già preso uno più forte, Thuram, sì. Ecco perché poi il terzo e il quarto non possono essere di livello, insomma, non poteva più essere Morata, perché loro erano convinti questa cosa, chi mi segue lo sa. Non so, io sono un altoparlante, riporto quello che però arriva dalla dirigenza. Manuxo in chat, Manuxo. Aspettiamo un attimo a dire che Thuram è un campione, cioè però, io riporto. Non azzardare a contattare Enerix, mi raccomando. Ragazzi, il nostro pupillo. Mi aggiornate. Manuxo, stai attento. No. No, voglio solo capire, Ilaria, vengo da te. Voglio solo capire se Torre è ancora vivo, perché non è nell'est. Sì. A posto. Sì, stavo. Prego, mi sto divertendo. No, perché non dava segni a voi. È vero, Torre, ma veramente che Thuram sia più forte di Dzeko?
cioè veramente ad oggi sì, oggi sì, oggi oggi sì, nel prime grazie al cazzo che non lo è Manuele, nel grazie al cazzo Zego prime tutta la vita, oggi 38 anni quello, 26 quell'altro è più forte, no? Ha fatto 8 gol all'anno finora. Ma che c'entra? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Un attaccante, ma se l'altro anno si è scordato, faccio un puro, raga. Messi a calcio, che dici? Sì, ma è uguale. Che dici? Che dici? Ma oggi sì, oggi di paragono. Manu ha fatto 2 gol in 4 giornate, ha segnato nel derby. Turam è diventato automaticamente il giocatore più forte d'Italia. Ecco, perché tanto quello che voglio il dire problema di questo è... calcio di merda è questo, che a voi interessa soltanto la partita singola e nel percorso non valutate mai un calcio. Io non sono d'accordo con te, Ene. Quello che voglio dire io. Vabbè, è una banalità però che ha detto. Okay. No, è così. Vabbè, però è una fainata. Fatemi sentire l'aria. Prego. Turam viene attaccato perché nelle amichevoli maestro fa ridere. Ma infatti era sbagliato, c'è anche quello, maestro. Come me. C'è, grazie, no, c'è chi lo difende, chi lo attacca, chi dice avete preso un pacco e gli avete dato 6 milioni come quel Gigi che è venuto in live da me. Ok. Poi c'è, io ve la riparo. Allora facciamo una cosa. Visto che uno dei miei più cari amici è vicino di casa di Çalhanoğlu, adesso vi faccio vedere che cosa pensa di Inzaghi e del rapporto Turan-Lukaku, ok? No, sì, ok, no, visto che eravamo un attimo che abbiamo fatto un pull in chat. Faccio importante, ma scusatemi, se l'Inter, se Lukaku non impazziva, no? E veniva l'Inter Lukaku, Turan faceva il terzo. Sì. Non avrebbe mai fatto. Il terzo. Pensa che top terzo che c'avevi. Ma lo sapete o no? Sì, ma sempre il terzo faceva. Cioè, non e quindi l'idea di Inzaghi, dell'Inzaghi che difendi tu, che dice che è un grande allenatore, il migliore al mondo. No, non ho detto il migliore, ho detto che è un top. No, l'ho detto io che è il migliore al mondo. Giocava Lukaku, quello che a Manfredi fa schifo. Lui giocava da beh, terzo. La chat è abbastanza. E quindi non capisco. Però quindi ti faccio la valutazione dell'allenatore che tu difendi. Hai ragione. E lui poteva fare il terzo. Quindi non e quindi c'è l'intenso gruppo invece da Roccia Sanchez. Ma che discorso stai a fare? Hai detto la cazzata. Questo che è il discorso da Centone. No, aspetta, guarda che quando l'Inter non riesce a prendere Gerardo prima di Conte, perché Icardi non va via in tempo. Aspetta, Emanuele. L'idea è che Conte vuole fare Lukaku Dzeko perché ha un centrocampo di piccoletti, vuole fare Lukaku Dzeko. Poi invece fa la Lula. Ma la sua idea era Lukaku, Dzeko, Lautaro, che si sarebbero alternati, tanto che poi si fa male Sanchez, come dice Faina, ha ragione Damiano, cioè avevi tre forti. Inizialmente anche voleva Conte anche voleva Lukaku, anche Giroud. Lautaro, che veniva dalla panchina con Spalletti, sarebbe forse partito da dietro Lukaku. Forse Dzeko. Per quello che Lukaku non è venuto, perché sapeva che doveva fare da meno 98. Su questo possiamo discuterne, su questo possiamo meno 98 al gol. Perché... Silenzio, prego Ilare. Ormai non gli va quello più. No, di che non ti va più se vuoi, Mi sentite? Sì. No, stavo aspettando. Ma c'è un ritardo clamoroso. Quello che volevo dire io è, oggi Turam mi ha gasato. C'è poco da fare. Però alla quarta giornata di campionato io ti direi aspettiamo. Non lo so, a me piace, per ora mi sta piacendo. Bisogna vedere nel corso della stagione. Non lo so se, cioè, ovviamente ad oggi ti dico Turan maggiore di Dzeko ad oggi. Beh. Stiamo paragonando due giocatori che hanno una generazione in mezzo. Un attimo. Siamo davanti a un trauma di un uomo. È il momento più difficile della mia vita da tifoso. No, mettiamo le fonti delle fonti, sennò qua la gente chiacchiera. Mandatemelo, raga, se no non si legge. Comunque Cohen sta vivendo un trauma. Si vede che è del sud, Cohen, proprio mentalità provinciale. Dammi la uno, Pancio. No, è una corrispondenza privata, non si può. Leggicela. Ciao Fabio, oggi c'era a casa mia Çala. Mi ha detto che Turam. Ma chi se ne fotte? No, non si può proprio fare. Ah, va bene. Okay. Legalmente. Non ci dissociamo, ovviamente. Lukaku, purtroppo sono stato sincero e poi si è preso male quando poi ha scoperto che sono milanista. Ha anche detto che Inzaghi non lo fa impazzire. E poi mi ha raccontato purtroppo delle cose. Grazie Peppone del ride. Grazie mille. Come fa? Ma Peppone l'hai chiamato Manfred per dopo? I tifosi del Milan siano più depressi oggi per il 5-1 che per il 5-2 dell'anno scorso del Sassuolo, che secondo me è molto più grave.
Cioè, per assurdo, l'anno scorso il 5-2 del Sassuolo, prendere 5 gol dal Sassuolo è molto più grave di prenderne 5 dall'Inter. Soprattutto per poi quella che è stata la partita. Minchia, veramente. Ok, allora va bene, hai ragione. Dove arriva questo Milan, secondo te? Per me il Milan lotta per lo scudetto fino alla fine. Ma ne aveva presa un altro di 5 gol il Milan ultimamente, oltre il Sassuolo, questo qua del Sassuolo. Anche un altro, mi ricordo. Con l'Atalanta. Però, con l'Atalanta, bravo. Però era prima. No, con l'Atalanta è sempre prima. Pioli, però. Sempre sì, Pioli. Ma era è prima del Milan forte, diciamo. No, però io quello che ti... Cioè, quando noi eravamo piccoli, quante partite ti ricordi che il Milan ha preso 5 gol? Io mai. No. Io da tifoso Pancio del terzo, una figuraccia di merda. No, vi state abituando anche a una cosa che non è nel DNA del Milan. E sono d'accordo con te. Il problema è che dal momento in cui tu prendi una scelta, ok, che è quella di lasciare sempre l'uno contro uno dietro, inevitabilmente devi aspettarti che quando i singoli hanno prestazioni di merda, perché Kier non può giocare a calcio e mi auguro non veda più il campo. Sono d'accordissimo con te. Ciao, oggi era palesemente non in forma. Ok, tenili uno contro uno, tu perdi due. Ma perché avete preso tutta quella gente a centrocampo? Grazie, Jack. Ma come ha detto Manfred, cioè, è qua in colpa del mercato. Raga, posso allora, no, sì, Giulio, guarda. In cui tu, però, Pioli, sai che c'hai la difesa messa così stasera, copriti un po' di più. Cioè, a me Giulia, non è che c'è nella vita devi prendere una direzione. Tutti avanti, ma. Nella vita devi prendere una direzione. A me dispiace dire a me dispiace dire sempre ve lo avevo detto. No. A me dispiace. L'ha detto. Perché detto. No, ma adesso a parte tutto, Andre, a me uno poi ride, scherza, ci gioca, no? Ragazzi, Pioli non può essere l'allenatore del AC Milan. AC Milan, la squadra italiana più Europa, come si dice? Titolata in Europa, con più brasone. Ragazzi, l'AC Milan, Pioli non può essere allenatore di sta squadra. Uno che va in conferenza stampa il giorno prima, uno che va, vabbè, Giulia, il mio pensiero, perdonami, il giorno prima va in conferenza stampa e dice giocheremo la stessa difesa. Che vuol dire giocheremo? C'hai cioè, Kier, non c'hai Tomori. Abbiamo giocato bene 4 minuti. Assodato che non sa fare i cambi, no? Assodato, vabbè, ormai lo sappiamo, cioè non è una novità, lo sappiamo che non sa fare i cambi. Fatelo finire. È quello che mette quando si è girato Giroud, Brian Diaz tra le linee e fa vincere il derby. Sì, va bene, ok. Abbiamo capito che Pioli non sa fare i cambi, ma la cosa che a me mi sorprende, però io non sono tifoso del Milan, quindi chiedo ai tifosi milanisti presenti, da Harry, Giulia, insomma, Manfredi, tutti quanti anche in chat, no? Ma quello che va a dire nel post partita, secondo voi, come che ha detto? Ha detto che ci ha avuto 4 minuti di possesso. No, a me non è piaciuto quando ha detto che non deve chiedere scusa. Quello lì dei 4 minuti. Che non deve chiedere scusa è una cosa che da tifoso mi fa incazzare, ma perlomeno è una presa di posizione. Dire nei primi 4 minuti abbiamo fatto bene è una stronzata. Cioè, preferisco che tu vada in conferenza a dire io non devo chiedere scusa a nessuno perché la squadra ci ha provato. Ok, almeno prendi una cazzo di posizione e dimostri di avere un po' di palle, piuttosto che andare lì a fare il demo cristiano a dire nei primi 4 minuti abbiamo provato. Secondo me il discorso è un po' diverso, un'umiliazione così al derby. Ah, questo vi riferite, queste sono le parole, un attimo, per chi non le ha lette, lui dice Pioli in conferenza, scusa i tifosi, non sono d'accordo, secondo te volevamo prendere 5 gol dall'Inter e perdere il derby, ma era anche incazzato, ma mentre non interessa quello che volevi, nel senso non che lo so, Pancio. Però cioè, ma la cosa che fa molto preoccupare è che tu hai perso il derby ugualmente come l'anno scorso gli ultimi 4 e la lezione non ti è servita proprio. Cioè, sì, hai continuato a giocare con la difesa alta quando tu non puoi giocare con Kier e con Ciao difesa alta. L'Inter ti ha massacrato a centrocampo e sulle fasce. L'Inter sulle fasce è molto forte rispetto all'anno scorso. Ma posso fare un discorso da tifoso, Harry? Ma se tanto noi sappiamo che quei 6 punti con l'Inter, ormai io i derby non li voglio neanche più giocare. Pertanto sono partite perse. Se l'Inter giocasse... Bene, però che ragionamento partite, è? Se l'Inter giocasse 70 partite l'anno col Milan, avrebbe... Ma se un anno fa a settembre ci hai distrutto! Cioè che distrutto? Il Milan 3-2, maestro! Vogliamo condannare il Milan? Maestro, che distrutto? Hendrix c'era in campo Skriniar. Ma che fa rivoluzione? Scusa, c'era in campo Skriniar. Se bene, no, sì, ma finché non gli dà importanza andava bene. Quanto conta la tattica? L'anno scorso con Skriniar Leao fa quello che vuole, il Milan vince, stravince un derby, io mi sono vergognato. Ma il Milan però vince 3-2, maestro, con due giocate dei singoli, dai. Cioè, Leao troppo, si... troppo. Leao era l'ultimo 5-1.
per questa partita tu puoi condannare completamente il Milan e dire no, non li gioco più i derby perché tanto sono partite perse. Sto dicendo, proprio perché a me non interessa condannare il Milan e a me non me ne frega un cazzo se perdo 5-1 però dicendo 1-0. Così la condanni, cioè, no, io dico che io tanto ho capito che i derby il Milan al di là di casi estremamente Andrea, rari, ma tu, okay, tu cosa ne pensi del pool e del fatto di Pioli che se ne deve andare anche te? È una follia. Allora, l'anno scorso tu lo sai Andrea che ero uno dei primi contro Pioli, sì. L'ho massacrato l'anno scorso. Quest'anno vedo una direzione, vedo un'idea di calcio, non è un 5-1 con l'Inter che mi fa cambiare idea e non è una partita storta che mi fa dire ok, abbiamo buttato tutto, io sono d'accordo con Enel, fa schifo, è tutto da far vomitare. Ma non dico che è tutto da buttare, Enelix, io ti sto semplicemente dicendo che per quanto riguarda me, poi io mi aspettavo totalmente un'altra partita del Milan. Secondo me il Milan, secondo me, poi magari mi sbaglio, non ho la veglia in tasca. Io mi aspetto che stasera entri in campo, che poi ne possa anche prendere 5, ma non in questo modo. Io non me l'aspetto questo Milan qui. Poi tu sei tifoso del Milan, reagisci a tifoso del Milan. Io da esterno mi aspettavo tutt'altra partita. Che te devo dire? Ma se io sul 2-1, in un momento in cui sto giocando una buona partita, perché sul 2-1 fanno dei nomi. Vi volevo chiedere poi anche a voi un nome, ovviamente. Ma dopo dobbiamo vedere, Andre. Ma non fanno cacare tu. A parte Conte, che però non puoi prendere perché è un'altra filosofia di calcio. Fanno tutti cacare i nomi liberi, ragazzi. C'è Nagelsmann. Ma che senso ha esonerare un allenatore? Chiede 8 milioni. Cioè, no, ma non ha senso proprio. Ma adesso, ragazzi, io vi dichiarerò: il Milan di una volta, se prendeva 5 pere al derby, secondo me saltava. Cioè, non è concepibile. Però se lo fai saltare, sai che. Questo Milan è come 6-0, Manfred. Certo, è uno smacco grosso. Però al Milan c'è stato un regolamento di conti pesantissimo. Se tu in questo momento mandi a casa Pioli, che tra l'altro è un bravissimo allenatore. Dai ragione a Maldini che voleva Pirlo, no? Sì. Quindi comunque voleva cacciare Pioli. Lo stesso Maldini. Esatto. Però scusa Fabio, perdonami, ha pagato Maldini, ha pagato Massara la stagione dello scorso anno, giusto? Perfetto. Sì. Però poi in panchina c'era Stefano Pioli, non è che c'era Massara o Maldini. Chiaro che gli errori sono stati De Maldini e Massara, l'abbiamo detto tutti, ma Pioli avrà fatto qualche errore o no? E infatti, avrà qualche responsabilità Pioli del quinto posto dello scorso anno o no? No raga, il problema sì, è fuori sì, sì, ma arriva quinto o arriva quinto il Milan una volta. Oh dammi tuo fratello, chi è? Se perdi 5 derby di fila non giocando a calcio, cambiando giocatori e moduli e perdendo gol a grappoli, evidentemente l'allenatore non è in grado di preparare la partita. Aggiungiamo una difesa imbarazzante e zero schemi ed eccoci qua, sempre forza Milan, ma la pazienza ha un limite. È chiaro che Pioli, ragazzi, non ha preparata bene questa partita, si può dire o okay, si commette un'eresia? E allora basta. Ragazzi, Pioli mi canna sempre i derby, ma poi mi dice tutte le altre, non me ne frega ma un cazzo. Ma sì, però Enelix, stiamo parlando della partita di oggi, non è che c'ho la sfera di cristallo. Sì, no, venimo qua e fammi le previsioni del futuro, che te devo dire? Le ceme le carte, no? Però non stiamo parlando della partita di oggi, perché parlare della partita di oggi non significa che la conclusione debba essere che in base a questa partita va esonerato, cioè non stiamo. No, io non ho detto che vada esonerato, Giulia. Io non l'ho detto. Non è piaciuto a nessuno perché è stato indecente. Io non ho detto che deve andare esonerato. È proprio messo in tasca. Però ci sono anche tanti meriti di Pioli da qui agli ultimi 2-3 anni e quindi questo va considerato. Cioè, fino ragazzi, adesso siamo fatti risaltarci. Come l'avete vista, Giulia, questa scenata di Frattesi? A me la cosa non è scenata, più è questa. Non è una scenata. No, Leao e Teo Hernandez hanno fatto gli sgruffoni. Hanno fatto gli sgruffoni perché Teo Hernandez e Leao fanno sempre gli sgruffoni, Manfredi. Fanno gli sbruffoni, hanno che litigato. Vabbè, abbiamo capito, come sempre, Teo Hernandez fa sempre lo sbruffone. Sempre. Qualcuno che lo mette a posto ci deve essere. Frattesi gliel'ha fatto capire. Sì, però, guarda, ti faccio vedere una cosa che ti fa capire. Guarda, visto io. No, rimetti l'immagine. Qui abbiamo due personaggi, Totti vabbè, e ma Frattesi. Vabbè, non è paragonabile. Ma Totti, allora... Allora, Totti in quella partita aveva fatto gol, assist ed era il capitano della Roma. Frattesi è entrato in una partita finita, ha fatto il quinto gol, ha giocato 5 minuti. Secondo me non è lui che deve zittire nessuno. Ma sei veramente... Sono d'accordo, ma secondo me è super gasato. C'è un ragazzo giovane, ha fatto gol in due minuti. Occhio a essere troppo gasato. Infatti l'ha scritto anche la cosa.
tornando indietro ha fatto un post. A me mi ha fatto male perché siamo amici. La società Milan ha fatto il mercato con Pioli, sì, perché ragazzi, il centro, allora, il Milan non ha un attaccante da una vita, c'ha solo Giroud che c'ha 80 anni e non compra mai un secondo attaccante giovane forte. In difesa gioca ancora a Calabria, ragazzi. Calabria, vi giuro su Dio, che è peggio di Correa e di Gagliardini. Oh, raga, è vero che sembra ancora... il simbolo dell'Adidas questo qua sotto? L'ho letto, Pancio. Sì. Oh, comunque vi volevo dire una roba, che non c'è, visto che ho visto Salvini, ma sapete il video che ha fatto oggi Salvini con l'intelligenza artificiale? No, in francese con l'intelligenza praticamente artificiale. Oggi Salvini ha fatto un video dove invita i francesi a Pontida, ma con l'intelligenza artificiale. Sentite. C'est un rassemblement de milliers de personnes de toute l'Italie qui veulent construire, planifier et concevoir l'avenir. Nous prévoyons de continuer avec ce gouvernement pour les années à venir. Mais il faut changer l'Europe. Cette année a Pontida. Allora, al di là del fatto che mi preoccupa, Faina. Vedo sempre più calcio dentro questa live. No, Faina, no, ma perché io? Ma io perché te l'ho detto? Dobbiamo iniziare a tradurci in inglese, fratello. Ma è la base. Se c'è qualcuno che lo sa fare, dividiamo i guadagni. Lo facciamo per Fabio, tutti i canali, ragazzi, in chat, ve lo dico. No, bella idea di Salvini. Attenzione, perché YouTube... Attenzione. Sai che YouTube ha delle consulenti, non so sopra quanti iscritti, mi ha scritto YouTube. Tra l'altro, una domanda che avevo fatto, perché ho detto, perché un contenuto in italiano non può avere N traduzioni? Ciao, Andre. Mi ha scritto YouTube... Che le ha detto, maestro, che dobbiamo andare sui voti? Beh, una cosa, se vi interessa, è veramente una cosa importante, se non ho gli occhiali. Mi ha detto questo: liste di, visto che parlavamo di intelligenza artificiale, Salvini, lista di aziende terze per la traduzione e il doppiaggio dei vostri contenuti. Praticamente dice, molti di voi hanno chiesto se ci fossero delle aziende che si occupano di me. Allora, una si chiama Loud AI, Artificial Intelligence, o la Arask AI. Praticamente dicono, considerate le lingue, insomma, tu puoi fare un contenuto, tradurlo e poi metterlo su un altro mercato e hai delle aziende che lo fanno. La soldini. Vabbè, però lo fa l'intelligenza artificiale, però lo fa uno. Ma che bello, tu fai 8 minuti. Però raga, posso chiedervi una cosa? Qualcuno prenda questa spiegazione di Fabio e la faccia un po' stile tomba con mai dire gol, se poi la mette su Reddit, che ce la vediamo alla fine. Senza, perché ne vale la pena. Andiamo sul migliore e peggiore, che dobbiamo andare su Napoli e su Lazio Juve, che intravedo già. Però... Allora, parte dal maestro, andiamo in giù, dai. Io sono sempre in ansia per la salute di Torre, però prego. Torre. Ciao Carlo. Torre, ci faccia lei il migliore e peggiore, che poi ci saluta se non sta bene. Esatto, devo prendere il Brufen. Per un mal d'orecchi, ragazzi. Prego. Non ci ma scherzo. Sempre il suo cappello, però, Eh sì, sì, in H24. Cappello, che grande tower. Dove ti fa male, Torre? Dove ti fa male? Tra la gola e l'orecchio? Sì, potrebbe essere un otite. Potrebbe essere grave. Un otite. Vabbè, ma devi prendere l'antibiotico, però no. Sì, però non voglio. Vabbè. Allora, ragazzi, per favore, andiamo. Veramente restiamo. Allora, Fabio, cosa bisogna prendere per l'otite, secondo te, generalmente? Assolutamente. Io ho preso... il Brufen sì, ma l'antibiotico è ma sul cibo cosa dovrebbe fare? Il digiuno assoluto, i lavaggi del naso, non subito secondo. Forse una pizza, posso dire che secondo me anche una pera... una pizza? No. Ma allora la pizza è veleno. Ma dai, vabbè, a far culo, Allora, chi partiamo da Giulia, parta lei, dai. Migliore o peggiore? Ma migliore Leao, perché almeno ha segnato, e peggiore, mamma mia. Migliore Giroud. No, migliore per me Leao. La vattana, affanculo. Per me è stato anche servito troppo poco stasera Leao. Peggiore se faccio non fa gol, prende 4 Leao. Guarda, peggiore stasera ti dico Teo Hernandez, è quello che mi ha deluso di più. La difesa prende 5 gol col che comunque, a parte il rigore, proprio un'ingenuità incredibile, ma poi non mi è piaciuto proprio. Io dico migliore Giroud, peggiore Reinders. Prego, lascio agli altri. Andre. Peggiore Kier, mi auguro che gli venga rescisso il contratto prima possibile.
E arrivo Manfred. Migliore nessuno, cioè non si può dare il migliore sta partita. Cioè tu prendi un povero Cristo che gli hanno detto non giocherai mai, poi lo buttano in campo nel derby e secondo te ti doveva fare lui la partita? Ah, ok. Chi era un povero Cristo che hanno preso dicendogli non giocherai mai? Hanno detto tu sei il quarto quinto difensore. Non peccato che abbia fatto un anno. Peccato che l'anno dello scudetto abbia fatto un anno da titolare. L'anno dello scudetto ha fatto un anno da titolare. Kier, vorrei ricordarti che ha 33 anni, ok? Non è che stiamo parlando di un quarantenne. Ha 33 anni. Non puoi più giocare a calcio. Non rubarmi i soldi, ok? Se non mi vuoi rubare i soldi, dici non posso più giocare a calcio, mi ritiro. Allora, infatti, perché sennò mi stai rubando i cazzo di soldi. E ha fatto meno schifo di uno che ne ha 20. Pensa un po'. Sì, ha fatto meno schifo. Ha fatto cacare uno che ne ha 20. Perché Ciao oggi ha fatto male perché doveva sopperire a tutte le mancanze di Kier. Beh, anche di Calabria che non ha fatto un raddoppio, non è rientrato una volta. Comunque, possiamo dirlo questo. Cioè, non è che ci sia stato questo grande apporto dai terzini. Calabria può circolare. Andiamo dagli interisti, vai Faina. Stiamo facendo gli interisti, Faina. Ah no, scusi. No, bella battuta del cazzo, Manfredo. Prego, Harry, prego. Allora, migliore in campo Giroud, Leao, peggiore Pioli e tutto il resto. Pioli e tutto il resto, Ilaria. Allora, migliore, vabbè, scontato però Mkhitaryan, doppietta e assist. Peggiore forse Bastoni, ma non peggiore, cioè quello che ha influito forse un pelin di meno. Bastoni, sì. E andiamo da Centonze. Pippo Franco il migliore, peggiore Lautaro. Ma scusi, ma lei non li ha detti, Torre? No, non mangi la pizza, mi raccomando, no, mi fa male a masticare, Bravo. Allora, giusto. Per me, migliore in campo, Mkhitaryan, Inzaghi e la sorella di Frattesi che era lì a vedere la partita. No, dai, vabbè. E migliore in campo, Sommer. Un saluto, ciao. Buonanotte. Se qualcosa esce, per favore, Allora, maestro, prego. Nell'Inter il migliore è stato Thuram, perché durante io sono d'accordo da esordiente ha fatto una cosa che rimarrà, quel gol rimarrà nella storia. Peggiore nel Milan bene Giroud, peggiore Pioli, perché secondo me ha pagato un po' il fatto della partita con la Roma, ma se il Milan avesse giocato più accorto, più chiuso, avesse rinunciato a certe situazioni, avrebbe avuto tutte le armi per colpire l'Inter, perché l'Inter non è totalmente inattaccabile, e quindi Pioli ha proprio sbagliato partita. Sì, ma tra l'altro l'ha fatta uguale alle altre di quest'anno, ma come cazzo? Ma Pioli andava bene un pareggio, giochi in trasferta, hai fatto 3 vittorie, c'hai l'Inter che bla bla bla, ma tu gioca tranquillo, hai le tue armi, hai il tuo modo per... hai comunque le armi per colpire, stai costruendo un progetto, hai dei giovani che non devi bruciare, te ne stai un po' chiuso, fai il tuo palleggio orizzontale, prima o poi o l'Inter o viene, e perché se l'Inter non viene poi è colpa dell'Inter, perché il giochista è anche Inzaghi, che gioca a fare il Guardiola anche Inzaghi, quindi voglio dire, vediamo cosa fa l'Inter, e lui invece si è fatto un po' prendere... E... Faina, ci dica i suoi da... No, ma io non voglio dire migliori e peggiori, io voglio dire semplicemente che c'è un allenatore in giro che potrebbe cambiare le sorti del Milan, secondo me, che io andrei a prendere subito, fossi in Moncada, e l'allenatore è Igor Tudor. Ah, quindi Pioli non può allenare il Milan, ma Igor Tudor sì. Grande Faina, dai, me lo butti. Non ho detto questo, io ho detto semplicemente che Igor Tudor per me ha un potenziale allucinante se messo alla guida di un top club come il Milan. Un coglione. Vabbè, non Conte? No, Conte 3-5-2, Tudor 4-3-3, perfetto per il Milan. Ma non possiamo paragonare Tudor a Conte, sennò dobbiamo... Non l'ho paragonati, Fabio, ho detto che secondo me anch'io stimo Tudor, però stiamo parlando allenatore che ha la miglior media. Un uomo oggi, ma com'è la maglia della Lazio? Ma che cazzo di maglia? Ma dove mi trovo? Io mi chiedo come sia possibile
che nel giorno dell'incoronazione di Dusan Alejandro Vlahovic, che diventa re d'Italia nonché re d'Europa dopo una doppietta spettacolare, dopo una doppietta sontuosa, dopo una doppietta, la prego di lasciarmi finire. Ma è possibile che noi sprechiamo un'ora a parlare di un derby che non si è neanche giocato? Io sentivo milanisti parlare di essere in corsa scudetto. Dove siete i milanisti? In corsa per cosa? In corsa per cosa? Andiamo, vediamo la avete preso 5 pere! State zitti! State zitti! Giulia! Giulia! Tu parla! Giulia! Tu stasera devi venire in live, sta zitta! Ma io lo voglio dire, mi dispiace. Per me che rimaniamo in corsa per lo scudetto. Ma in corsa, Giulia, Giulia, la corsa scudetto. La corsa scudetto se la fai con l'Inter e perdi 5-1. Capisci che hai già perso la corsa scudetto? Tu non sei inferiore all'Inter. Tu sei schiavo dell'Inter. Tu sei succube dell'Inter. Tu perdi contro l'Inter che oggi ti ha preso a pallonate con una squadra che rispetto all'anno scorso è anche più scarsa. Ma non mi risulta che comunque l'Inter abbia vinto lo scudetto né 3 anni fa né l'anno scorso. Giulia, 5-1. Questo rimane nella storia. Questo qui lo canterà per i prossimi 30 anni. Giulia, sempre 3 punti. Sono 3 punti. Giulia, ma capisci che non c'è confronto tra Milan e l'Inter. Ci sono due mari di confronto. Dobbiamo andare sull'altra partita, Manfred. Che oddio. Esatto. Cioè, sulle altre. Sulle altre. Partiamo da Juve-Lazio. Partiamo da Juve-Lazio. Partiamo da Juve-Lazio e quindi salutiamo gli amici. Ciao, ragazzi. Ciao, Andre. Ciao, ciao. Saluto i napoletani, eh. Ciao, napoletani. Ciao, Benito. Ciao, 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 Henry. Ciao, ciao. Ciao raga. Ciao Giulia. Ma no, ma rimani, partite, dai, però... ma rimani con noi. Se vuoi rimanere, rimani. Tanto non posso dire una cosa, Giulia? Questi giorni. Posso dire una... Secondo me però, cioè, come la vedi la Juve? L'hai vista bene? Io? Sincera, sì, e a me preoccupa molto il fatto che la Juve ha solo il campionato. Un attimo che c'è una sorpresa, credo. Chi siano questi pazzi, A me mi affascina. Buonasera, Forza Napoli sempre. Prima cosa, allora, Rudy Garcia out. Prima cosa, buonasera. Ma vi volete presentare? Prima cosa, non puoi togliere Kvara. Non puoi togliere Kvara a fine partita. Che tu devi vincere una cazzo di partita. Togli Kvara a fine partita. Che può farti un'azione buona. Metti Zerbin. Vabbè, ma gli ha tolto al 90esimo, dai. Ma non va bene, Kvara ti può fare l'azione gol. Cioè, tu metti Zerbin, a Serie C, Zerbin, Serie C. E cosa ne pensa suo collega? Mio collega, lui. Buonasera. Cosa ne pensi, ho detto? Siamo ancora un po'... Per me, sicuramente, lui passi un po' scolare come allenatore, ma mai. Cosa? Cosa? Allora, può ripetere, la può ripetere staccando le parole, per favore, che non abbiamo capito. Rudy Garcia non può circolare come allenatore, ha detto. Ok. Però mi piaceva. Ma vi potete presentare, ragazzi, che per chi non vi conosce, cioè, non posso dire una cosa a questi ragazzi? Prego. Sì. Ciao ragazzi. Vai. L'anno scorso alla quarta. Ciao. L'anno scorso alla quarta avete pareggiato in casa con Lecce e avete invitato Spalletti ad andarsene, ve lo ricordate? Sì. Io me lo ricordo. Io non l'ho mai fatto, ma prima cosa c'è una differenza tra il Napoli di Spalletti che giocava almeno un calcio e perdeva le partite per degli errori o per altre cose. Ma il Napoli di Rudy Garcia, che una difesa a parte che vabbè, perdi Kim per prendere uno dalle favela. Forse non mi sono spiegato. Forse non mi sono spiegato. L'anno scorso, stessa giornata, sì, stessa terza, quarta partita, il Napoli pareggi in casa con Lecce. E sì, ma dobbiamo andare sulla Juve, dobbiamo andare su Juve Lazio, non possiamo stare. Esatto. Dopo ci andremo con Gabra e... Io l'ho vista tutta Juventus Lazio e siccome mi assumo la responsabilità di dire che per me la Juventus non entrerà mai nella corsa Scudetto, devo ammettere che oggi, vista la partita dal primo minuto al 96esimo, ho visto squadra, stadio, allenatore, persino un coro per Allegri compatta,
ho visto merito una di squadra che ha giocato. Vabbè, facciamo entrare gli ospiti, Fabione, così parlando con loro. Buonasera. Ciao Gianni. All'uomo che questa sera deve chiedere scusa. Buonasera Gianni Bianca. Ma che fuoco, vinciamo qua. No, chiariamo subito le cose. Intanto la Lazio si prende 3 pappine e se ne va a casa. Azza. Punto primo. Punto secondo. Qui Esante. Se c'è qualcuno che deve chiedere scusa è Allegri. A chi? A noi. Perché quando noi dicevamo che non c'avevi bisogno di Di Maria, di Pogba e di Milik e di tutti gli altri, non dicevamo cazzate. Una squadra che gioca più alta, che gioca più aggressiva, può combattere nel campionato italiano quasi con tutte, compresa l'Inter, visto che noi non abbiamo le coppe. Quindi è Allegri che deve chiedere scusa di 2 anni di stipendi rubati. Punto. Allegri e Inzaghi ci devono chiedere scusa. C'è chi non è d'accordo. No. Il ritorno dopo anni insieme. Buonasera. Allora Gianni, mi sei mancato tantissimo, lo posso dire? Mi sei mancato tantissimo, Cristo. Tantissimo. Però ti chiederò chiedere un favore io. Dimmi. Porti sfiga a far così. No, non lo faccio. Perché più. Così. Lascia stare. Ti voglio fare un discorso però, visto che non ci vediamo da un po'. Posso fartelo? No, perché poi stavo sentendo anche un po' quello che dicevi, no? Allora, secondo me poi bisogna imparare a differenziare, seguiamo il calcio da anni. Mettimi una musichetta, Pancio, per favore. Perché non vorrei spiegarla meglio. Però... nella, diciamo che in generale nella vita ci sono gli uomini con la U maiuscola e gli uomini con la U minuscola, no? Allora il discorso qual è? Che gli uomini con la U maiuscola sono quelli che se vivono una stagione con infortuni gravissimi nei top player, se vivono una stagione di penalizzazioni date, ritolte, poi ridate, se vivono una situazione in cui si dimette un CDA, se vivono situazioni in cui arrivano critiche ovunque, perché lo sport principale in Italia non è più il calcio, il più seguito è la caccia all'allenatore, soprattutto a quello di Livorno, no? Allora quegli uomini con la U maiuscola si dimostrano avanti e pensano al futuro. Quello e come un coglione, non un uomo con la U maiuscola. Non mi interrompere. Basta. Sta ritiro, l'abbiamo sentita. Aspetta. Da 3 anni. Ho detto non mi interrompere. Gli stessi uomini con la U maiuscola che poi si ritrovano il loro numero 10 positivo al doping, che si ritrovano lui. Non mi interrompere, cazzo. Gli uomini quelli con la U minuscola, anzi direi quasi micropenica, quelli che da ex capitano ti buttano merda addosso a 2 giorni da un big match fregandosene dei propri ex compagni che già devono vivere una situazione in spogliatoio delicata. Era il portavoce della squadra, completamente contro D'Allegri, che non è stato esonerato solo per questioni economiche. Non fare il furbo, un discorso, non l'ho neanche concluso. Sentiamo le cazzate. Oggi ti dico che Allegri nel primo tempo ha schierato per me una formazione messa bene in campo, aggressiva, con la linea di difesa a centrocampo. Buonasera Iaio. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti. Bentornato Iaio. Grazie a voi per l'invito. Che ci mette sempre la faccia, e buonasera anche a Augusto Ciscione. Buonasera Augusto e grazie di essere passato, amico mio. Non ho capito. Hai detto? No, grazie di essere qui. Si sente un po' male. Però perché sarà il microfono. Gira la ruota. Compra la vocale. Non si sentono gli alert e ti si sente male. A me?
No, gli alert, le musichette che metti, sì. Dice l'audio un po' strano, qui lo sento. È incapace, dai. Ma no, adesso vado a provare, aspetta allora che vado a vedere un attimo, arrivo Manfred. Allora, siamo su Juvelaccio, giusto per infiammare Gianni, c'è Danilo che ieri si è esposto così, ha detto, visto che è stato allenato da entrambi, ha detto... Ah, ma scusa Manfredi, perdonami, io non vorrei interrompere questi idillio su Allegri, poi Allegri, contro Allegri, a favore d'Allegri. Qui c'è una squadra che non è andata in conferenza stampa perché pensa di aver ricevuto dei torti arbitrali. Sì. Da quello che ho visto io oggi, e faccio una piccola prefazione, la stessa che ho fatto su Instagram, la Juventus nei 90 minuti ha meritato i tre punti, quindi non sto qui a giustificare qualcosa che non esiste. Ma secondo me è semplicemente vergognoso che nel 2023 non si mostrino le immagini di un gol. Chiaramente lo si fa dopo 100 minuti dall'inizio della partita e non lo si faccia chiarezza. Durante il corso della partita. Marelli viene convocato in ogni partita, in ogni azione 70 volte. Su questa azione Marelli parla dopo che hanno fatto le interviste di tutti quanti che l'arbitro ha decretato la fine del gioco. Adesso io non sto dicendo che la palla è dentro, è fuori, non lo sto neanche dicendo. Tra le altre fatemi finire. Tra le altre cose prendono anche un frame sbagliato, perché a Dazone prendono un frame e fanno la prospettiva e le loro geometrie con un frame sbagliato, perché McKennie tocca il pallone, poi lo ritocca un'altra volta quando è ancora più fuori. Io non so se è dentro o se è fuori, neanche tu Ortelli lo puoi sapere, nessuno di noi lo può sapere, perché non c'è una chiara immagine che dimostra, non esiste un'immagine che dimostra, non esiste un'immagine che, e fammela vedere. Fammela vedere. Questa è chiara. Io sono uscito dallo stadio. Questa è l'immagine chiara. Ascolta bene. Quando la palla, anche nel suo momento più esterno, ha tracciato la linea perpendicolare, è dentro. Questa è l'immagine chiara. Perpendicolare a cosa? Che è l'immagine dall'altra parte. Tu mi devi ascoltare quando parlo. Tu devi imparare. Tu senti ma non ascolti. Ascoltami. Non c'è un'immagine chiara. Io ti sto semplicemente dicendo che non sto attaccando la Juventus. Cercala su Twitter. C'è su Twitter. Tu mi stai facendo su Twitter a piangere. C'è lì. Sto semplicemente dicendo che non sto attaccando la Juventus. Io vorrei che il signor Rocchi andasse su YouTube, si aprisse un cazzo di canale su YouTube mi sono rotto il cazzo. Pancio, puoi andare a prendere le dichiarazioni di quando dicevano che gli arbitri avrebbero parlato il lunedì? Tramite qualcosa. Dove sono? Allora, dove dicono le loro cose? Un attimo, dove le dicono? Scusate, silenzio tutte e due, facciamo chiarezza per chi magari non sa di cosa stiamo parlando. Allora, il primo gol della Juve. Devo fare da una persona. Vai. Il re di Roma. Io. Ciao, buonasera a CV, buonasera Fiat, buonasera a tutti, ciao Augusto. Buonasera. Buonasera cara, come ti senti? No, prima che ti metti in macchina Augu, pensavo che magari volevi salutare Asso, avevi piacere. No, Io lo saluto volentieri, non è che... Che cazzo ridi? Cioè, stanno ultimi, che cazzo deve ridere? Cioè, perdonatemi, mo vabbè. Però io volevo dire una cosa, ma perché diamo spazio ancora a Faina? Facciamo un passo indietro, non ho capito, mi rifai il pezzo prima. Siete? Siete ultimi? No. Penultimi? Terzultimi. Cambia un attimo. Con una partita in meno, però. Però con una partita in meno. Vabbè. Cosa che non si sa, ma terzultimo ci potresti finire tu. Va bene, quello è il problema.
Cosa fai? Finta di farti male? Siamo a sto livello. No, mi hanno messo sto coso della Juventus. Non si toglie, praticamente non ci vogliono le forbici. Ci vogliono le forbici. Ma perché ride? No, perché ma di che dobbiamo? Perché ti ho detto ti hanno messo il bracciale all'uscita perché almeno ti ricordi dalla frutta delle tre pesche che ti hanno poggiato sul guarda culo. Onestamente non è che io avevo detto che questo sarebbe stato una difficile a prescindere. Fagiano che fa finta di niente, vengo anche da te in alto a sinistra, vengo anche da te, non ti preoccupare. No, io prima ci vado subito io. Allora, prima cosa possiamo dire Manfredi che non capisce un cazzo di calcio. Io ricordo l'anno scorso Pioli come Klopp. Pioli come Klopp, ho sentito confermo, da quel lo confermo. Infatti si è visto. Solo che a Klopp gli hanno preso Darwin Núñez. Sì, e Darwin a Pioli Núñez, gli hanno preso Jovic. E infatti questa Klopp mette in panchina Darwin Núñez. Klopp, pensa un po'. Klopp, infatti. È arrivato Klopp. 5 derby, ha fatto un gol. Sembra che sta a giocare a scapoli ammogliati. Vabbè, ma perché i laziali parlano di tutt'altro, di arbitri? Io non parlo di Milan. Io parlo di incompetenza di Manfredi, che è diverso. Perché poi scusami, Giulia, do il bentornato anche a un altro fratello laziale, Stefano SS Lazio. Bentornato. Ciao. Buonasera, ragazzi. Buonasera a tutti. Allora, perché domani, certo. Sei pronto? È domani sul video su TikTok. Laziali? Dove siete? Laziali? No, sei pronto? No, non vedi, mi segui perché non sa neanche le parole. Sì, ma che intendevo? Le parole, chiacchieri prima dell'oste, chiacchieri. Io, quelli siete voi. Chiacchieri prima dell'oste, che stanno io su TikTok. Mi sono perso qualcosa. Sì, sì. Scusami Stefano, scusami Asso, un attimo che stavamo facendo un po' di casino. Allora, il primo gol della Juve, quello di Vlahovic, è viziato a inizio azione. Questo è McKennie che poi serve, come cazzo si chiama, Locatelli, che poi fa l'assist per Vlahovic. Frame sbagliato. Questa è ridicola sta polemica. Il frame sbagliato però. Ma Faina, ma chi è che giudica se il frame è sbagliato? Perché c'è un altro dopo Gianni. Fammi finire. Tu sai che io non parlo mai di arbitri né a favore né contro, perché io penso che un errore ci può essere anche con la tecnologia, perché se tu stesso dici che hanno guardato 200.000 immagini e non si capisce, qua io ti do ragione che si vede la linea verde, però tu devi guardare la pancia del pallone, non sotto al pallone, perché qua di lato sai benissimo, se hai mai visto un pallone, che il pallone è più grosso e quindi non sai quella pancia dove va a finire. Va bene? No, però aspetta Gianni, scusami, io colgo anche un po' la provocazione di Damiano, perché penso si riferisca a questo, correggimi Damiano se sbaglio. Sono d'accordo con lui su questo, che il pallone sia dentro o fuori ci fidiamo degli arbitri, però uno paga un abbonamento uno vorrebbe vedere delle immagini chiare perché pago, perché la tecnologia dovrebbe permettermelo e perché sarebbe, visto che di Moviola se ne fa tante, anche giusto poter vedere le immagini nitide, anche per evitare, Damiano sarà d'accordo con me, critiche inutili come queste, forse, no? Perché avranno visto le loro immagini. Io colgo questa provocazione e sono d'accordo con lui, perché ma è una provocazione patetica, patetica. C'è un giocatore della Lazio che è a mezzo metro da McKennie e che invece di fermarsi deve continuare a giocare a pallone e deve mettere McKennie fuori dal campo con una spinta e vedrai che tutto finisce. Quindi quello che dice Faina non c'entra un cazzo. Se la prendesse con DAZN, andasse a farsi vedere partite col cannocchiale. Ma non ce ne frega un cazzo, facendo. Di calcio non c'è niente, non è che si può andare col mulino. Ma è quello che sta... No, però aspetta, Ugu, sei d'accordo con me che però se io pago tot euro al mese, tu quella cosa me la devi poter far vedere, no? Onestamente, se non metti la Goal-Line Technology, non c'è nessuna tecnologia che inquadra le telecamere in maniera tale da avere la certezza che sia dentro o che sia fuori. Un minimo replay, però vorrei vederlo. In questo caso, se te fanno questo replay, ma che ce fanno? Con replay, perdonami, ma se quello non si ferma
quello non lo fa il passaggio, cioè questo è quello che ok Agu, però io ti sto dicendo, secondo me, non voglio prendere la parola di Damiano, non è che Damiano si sta attaccando al fatto che la palla sia fuori, lui vorrebbe semplicemente vedere se la palla, te lo dico da Juventus, ma non ci sono le telecamere, cazzo, Simone, svegliati porca puttana, non ci sono le telecamere, esatto, wow. Luca, e non ti sto dicendo che non è così, però capisci che se tu mi fai vedere un mezzo replay, cosa è inutile, stiamo parlando di nulla, ma porca puttana troia, parliamo che... di Juventus che ha stravinto, dominato, non parliamo di McKennie, porca dominato, troia, un attimo. fatemi sentire tutti Stefano, Iaio dove è Io vado a letto. Esatto. Faina, basta, questa è Manchester United Brighton di oggi. Questa qua, secondo te, poi dopo hanno segnato un gol. È stato dato o no, secondo voi? Tanto segnato Højlund. È stato dato o no? No, no. Sì, però Damià... No, aspetta, il discorso che faccio io, Simo, l'hai preso in pieno. Io non sto dicendo se è dentro, se è fuori. Io sto semplicemente dicendo se vi sembra normale che nel 2023, con 270 replay a partita, che ci fanno vedere il labiale di Frattesi, ci fanno vedere le cazzate che si dicono tutto il giorno, se io devo aspettare 100 minuti per vedere un replay. Io, perdonami, ma tu non eri quello che bisognava parlare di calcio. Parliamo di questo, io parlo di allora, prima devi parlare di calcio, mo parla del replay. Io fa pace col cervello. O parlavo di calcio, questo non è calcio. Sei entrato dopo. Ho fatto una prefazione, cara Augusto. Allora, guarda, io le partite della Lazio non me le guardo mai, perché vado allo stadio. Va allo stadio, così da Zonte serve. È una prefazione, ho detto che la Juventus ha meritato di vincere e che la Lazio non ha giocato come al solito. Ma che ci frega che da Zon non ci dai replay? Vabbè, ma mi posso lamentare o te devo star sentire quello che mi dici? Cioè noi oggi prendiamo 3-1, cioè dobbiamo lamentare da Zon. Ma le immagini non le dà mica la Zon, le dà la Lega Serialo, dovresti sapere, sei pure avvocato. Ma perdono, c'è pure avvocato, che c'entra, che cosa c'entra? Da Zon le manda in onda, se ce l'ha le manda, se non ce l'ha non le manda, non decide di non mandare. Ma che cazzo di polemica è? La palla fuori dentro, non ce l'avete, sentiamo tutti. No, Manfred, perdonami, è mezzanotte e 30, non abbiamo ancora parlato della Juventus che fa una partita incredibile contro la Lazio. Però, devo sentire mezzanotte e mezza. Fammi sentire Iaio sulla questione, voglio sentire. Allora, io parto un po' piano e poi però me incazzo, perché già sentire uno juventino che dice non parlo di episodi arbitrali, che cazzo va a parlare? Ha rubato per 50 anni a Gianni, non parli di episodi arbitrali. Ma tu ascoltami perché io la seconda volta che ti incontro è la seconda volta due volte che dice cazzate. Tu hai avuto il capo di quelli che rubavano con Cragnotti e ne combinate di cotte e di crude. Ma sta buono, cioè, ma c'avevi gli arbitri dentro i stanzini, dentro i stanzini c'avevi gli arbitri e parli di episodi arbitrali. Io lo posso dire, non ho mai parlato di arbitri, va bene, non me ne frega un cazzo, meno del male. Tuo problema di che può parlare? Tu devi venire qua a dire che oggi la Juventus si ha asfaltato, ma che motivi di te quello che devo dire, fammi capire. Allora mi metto scritto qua Gianni Bianco Stato, così parli di me. Siete patetici, ma quali loghi comuni? Tu fai ride che dici non parlo di episodi arbitrali. 50 anni ha rubato, non parli di episodi arbitrali. Grazie al cazzo. Dimmi la storia di Cragnotti. Cragnotti. A cosa fa la storia di Cragnotti? Dimmi la storia di Cragnotti. Che sei indebitato per far vincere la Lazio. Ecco la storia di Cragnotti. Ha capito? Dai, su, fate ride. Non siete. Che mannano un causa tutti. Non mannano un causa tutti. Siamo stati superiori. Io ti dico Gianni, allora mi fai parlare o devi parlare da solo, devi fare monologo, parla da solo. Allora io ho detto tu parli di episodi arbitrali, non puoi parlare, non puoi parlare di episodi arbitrali perché hai rubato per 40 anni, stop, sentimi, fammi parlare, lo dice la storia del calcio, lo dice la storia del calcio, i documenti, ma guarda la storia mia del calcio, se fa via per culo a tutto il mondo, i documenti di Cragnotti.
Portami i documenti, ma che sei? Il ministero? Gianni, guarda che Cragnotti non ha fregato niente con la Lazio, quindi stai di una cazzata. Cragnotti si è debitato. Se ci ha avuto problemi, è stato fuori. Tutti santi, tutti santi, tutti santi. Bravo, uno solo c'è. Allora, ti chiedo solo una cosa: parliamo della partita. Esatto, sì. Non andiamo a 50 anni fa. Prego, ok, voglio okay. Sentire anche basta, Stefano, allora, prego. Parliamo della partita. Oggi la Juventus ha meritato, punto e basta, poi fuori, non fuori, vuoi rivedere l'immagine. A Juve ha meritato, a Lazio i primi 20 minuti ha preso due gol, di che stiamo a parlare? Poi che ha provato a giocare, ha provato a fare azioni, ha fatto gol, 2-1, poi 3-1, Vlahovic ha fatto il mostro oggi. Basta. Stefano, che non l'ho sentito, aveva il ditino alzato, visto? No, vabbè, ragazzi, c'è poco da dire. Stefano, tu mi sembri il tifoso, secondo me, più lucido della Lazio che io conosco. Possiamo dire che... No, io non so se tu hai letto il post che ha messo anche Cronache di Spogliatoio. La Lazio così male non so da quanti anni. Ci siamo davanti, tre veramente. Sconfitte in quattro partite. Cioè, vero, vero, vero. No, no, infatti, oggi la Lazio ha fatto schifo, ragazzi. Cioè, c'è poco da dire, poco da fare. Mo' leva episodio, c'era dentro, c'era fuori. Cioè, io penso che la Lazio oggi ha giocato una partita pessima contro una squadra che, per carità, tanto di cappella a Juventus, ha fatto mezz'ora di calcio, un bel calcio giocato. La Lazio stava lì ferma, guarda, impassibile. Brutta, brutta Lazio. Poi l'episodio, io non voglio difendere Faina, però stavolta un pochetto c'è ragione. No, non è perché, diciamo, non è che uno paga da zona o non paga da zona. Qua si tratta che se mettono l'orologio tecnologico... Il complottismo dei laziali. No, 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 non è complottismo, ragazzi, è pura verità. Cioè, lui non dice ragazzi, no, vabbè, questa trasformazione in romanisti fa ride, dai. No, 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 scusa, ma Augusto, no, Augusto, questa è una cosa che fa i romanisti. Faccia finire Stefano, per favore, Augusto. Allora, c'è sta la tecnologia sull'orologio che ti guarda la palla che entra. Io voglio, hai sei, ragazzi, tu voi quando avete visto l'immagine cambiata? C'è stata un'immagine cambiata prima? No, non c'è stata immagine. Quindi io ho solo visto quello che avete visto voi qua. Non c'è stava un'immagine che diceva... che dobbiamo fare? Non c'è stata ma non esiste un'immagine, non esiste. Quindi che dobbiamo fare? Allora, perché non esiste? Ci stanno, scusate, ci stanno i fuorigioco, esistono i fuorigioco... Che costa non fa una cosa secondo del genere? Cioè, Augusti, cazzi! Ma davvero stiamo parlando? Cioè... Con tutti i soldi che girano, tu devi prendere sempre decisioni ma esatte. Ma si può fare, non si può fare. Ci sono alcuni stati in cui non c'è la goal line. La goal line tecnologica in alcuni stati non c'è, perché non lo permette la tecnologia. La tecnologia non lo permette. O rifanno i stati. Scusa Augusto, come ha fatto a vedere il VAR? Scusa Augusto, come ha fatto a vedere? Non l'ha visto, è rimasta la decisione di campo. Se non si ha la certezza che la palla sia uscita al 100%, in questo caso non si ha la certezza, rimane la decisione del campo. Così a caso, a culo. Dire anche che mi girano i coglioni, regolamento. Però si può dire, te lo dico a Juventino, cioè non è che si può dire che uno gira i coglioni, che girano ragazzi, tutti quei soldi. Nella... Non andavano gli Aller perché non avevo loggato Stream Elements con un coglione. Perché ragazzi, costa 2 milioni di euro. E non l'hanno messa perché costa 2 milioni di euro. Immagini una tecnologia che ti prende il perimetro del campo al 100%, quanto può costare. Immaginate, sentiamo tutti. Asso manchi, scusi, su questa cosa qua. Un genio. Ma sinceramente parlando, la veemenza che ci mette Stefano, il Faina, tutti tranne Augusto fondamentalmente, pure Iaio, perché non è che ci ha messo tutta sta forte veemenza su sto scandalo e sto torto. Però mi sembra che a Spezia Lazio nessuno diceva niente, nessuno ci metteva la verve, la carica, quei tre punti che ti hanno regalato la Champions League, nessuno dice niente là. No, con lo Spezia non siamo andati in Champions, siamo andati no, cioè, sei arrivato quinto posto campo, quinto posto non siamo andati in Champions. È uguale, però non c'è nessuno, ce l'ha messa pure, se arriviamo sesti era Damiano, sempre è roba pure libica, Damiano che si indigna, scusa pure Damiano che si indigna, fa la linea, la palla avanza dalla palla, con lo Spezia stava così. Certo, senti il romanista che piagne così, fa ride, eh? Oh, per favore, morale dei romanista, morale dei romanista, ma morale dei romanista, no. Ma quale morale? Ci devi mettere la stessa veemenza quando tu prendi un qualcosa a favore, lo devi dire o devi no, che perché... fai il pulcinella ma scusa un secondo, ma perché tu sì, se, generale, se tu hai... non sto parlando di te Stefano, lo so, ma lo so, perché se tu guardi l'immagine, se era alla Roma, c'hai fatti i quadri su quello sport, c'è stava scritto Roma derubata, io sono Stefano, quello che scrive Zazzaroni me ne frega un cazzo, però ti posso dire una cosa,
vai. Uno va a evidenziare questo chiamiamo furto, presunto furto, ma tu fondamentalmente devi ringraziare che a UEA gli hanno montato due frigoriferi, sennò finiva 4-1 la partita. Io che ho detto, la Lazio ha fatto schifo, leva quello, però tu hai iniziato una partita, ha iniziato un 0-0, vinto con 1-0. Meno una partita così, ma se tu guardi l'intensità, forza Mecenati, non c'è stata storia per 70, per 76 minuti ti hanno fatto una capoccia così. Dai, basta, dai, vi prego, dai, vi prego. La Lazio ci ha avuto una reazione flebile nei primi 20 minuti dopo ha fatto il gol con Luis Alberto, ma poi risalita a 2, finito 3-1 e poi allora, perché un attimo, ragazzi. Ti hanno montato due frigoriferi e gli scarpini e si è mangiato il parliamo della partita, giusto adesso parliamo della partita pre-Cortelli sulla partita, parliamo della partita pre-Cortelli, poi dicono che faccio le battute. La partita è molto semplice, la Juventus scende in campo e fa 90 minuti di applausi, fa 90 minuti di un gioco finalmente che si può definire calcio e prende a bastonate l'aia alla Lazio. Juventus per 90 minuti dà lezione di calcio alla Lazio, è una Juventus che sembra essere nata da Chiesa, Vlahovic, tutti fortissimi, è una Juventus che oggi, vedendola oggi che è il 17 settembre, è pienamente in corsa per lo scudetto, se non addirittura la favorita per questo scudetto, perché è troppo forte, perché è una Juventus che oggi... Io devo sentire. Alza la mano. Ma perché l'hai tolto? Ma guarda che stai dicendo. La Juve in corsa scudetto, ha detto. Ma guarda che tu. Ma se tu lo dici. Tu allora guarda, Manfredi, tu in settimana hai detto la Juve. Amici, cugini, vince lo scudetto. Sì, no, vincerà contro la Lazio. È in corsa ed è prima. Ma che cazzo di ragionamento è? A oggi ma che è corsa, prima? È seconda. Cazzo, è seconda. Seconda. Ma che cazzo? Che vuol dire? Vabbè, già... ha detto per me stravince, oggi in corsa. Zurlo. Parliamo di campo. No, vabbè, ma secondo me al di là del parlare di campo, io credo che poi l'Inter è la strafavorita per questo scudetto, ne sono più che sicuro, e solo lei può perderlo. Quanto però, ha inciso secondo te anche il ritorno della curva? Il ritorno della curva è stato sicuramente importante, ma credo che comunque questa squadra avesse già iniziato con un buon piglio. Io la cosa che dico è che comunque molti poi si concentrano sul gioco, i numeri, gli schemi, le robe, no? Però va detto che non era facile affrontare questa partita, soprattutto dopo la questione Pogba e la questione Bonucci. A me è piaciuto vedere una squadra, al di là del gioco, che ad esempio subisce il 2-1 e si ributta subito avanti, fa il 3-1 e si ributta subito avanti. Vedere una squadra che finalmente, perché l'anno scorso non l'abbiamo mai fatto, ha quel coraggio di andare anche a cercare il secondo, il terzo gol e di non disunirsi al primo errore, perché il gol alla Lazio regaliamo noi, secondo me è un ottimo punto di partenza. Secondi al volo. La curva è tornata dove? Ero allo stadio, non ha cantato un minuto. Non diciamo cazzate. Tornate coda, sono stati zitti, si sentivano solo i laziali, per 90 minuti siamo stati zitti, non diciamo cazzate per piacere. Sono che dobbiamo conviene di partire per Southampton dopo stasera. Sì. Io te l'ho detto di non farlo entrare. No raga, secondo me io quello che vi dico è che oggi ho visto... Io ho sentito dei cori pro Allegri oggi. Attenzione. Ho visto una Juve molto forte, nel senso non bella, ma forte, nel senso che se si chiude così con Danilo e Bremer e se fa fare i gol a Chiesa, Vlahovic, secondo me è uno squadrone, e se deve giocare oggi... la settimana. È strano che per i due anni prima non l'ho visto, però, perché adesso sembra di scoprire. Abbiamo un'intervista esclusiva. Da un certo punto di vista, da verificare se c'era bisogno di dare una risposta, oggi ne è arrivata una molto positiva per atteggiamento, attitudine, fame, voglia. Sì, beh, è una delle nostre prime. Guardate Allegri come deve guardare in alto per guardare Ciccione. Quando gli fa la domanda. Tutti bene, però i due davanti hanno fatto tre gol in un mezzo dell'altro. Si sente basso, raga. Meraviglia. Fatto tre gol importanti. Ciccione che non sa usare l'audio. Lui quindi lo tiene lontano. Cazzo dici, imbecille. Ritieni che la squadra che processa possa essere un'avversaria.
visto la Lazio, ritiene che la squadra biancoceleste possa essere un'avversaria della Juventus, la Juventus in questa stagione? La Lazio è una squadra forte. Era un po' intimorito Max, da Ciccione. Guarda come lo guarda. Sì. Ha sbiancato. Ma cosa hai provato, Augusto? Ma che gli hai chiesto? Gli hai chiesto se la Lazio può essere un'avversaria della Juve? Sì, per gli obiettivi della stagione, diciamo. Sì. Però dopo Augusto gli hai chiesto che lui, vabbè, no, ha glissato anche di Sarri. Vabbè, ma come mai Lazio Sarri non ha... cerca la polemica. No, ma perché Sarri dice che ha qualche cosa, invece non è uscito niente. Ok, ma sto dicendo Sarri, cosa qua io credo... lo faccia dire, Sarri non si è presentato in conferenza stampa. No, non è così. Sarri ha è fatto come Faina. Attenzione. No, ma non è così. Non è andata così. La mancata presenza dei tesserati della Lazio è stata decisa dalla società e non da Sarri. Vabbè, perché non si sono presentati manco i giocatori. Peggio vabbè. Forse, Cioè, diverso, peggio, Manfred, cioè, queste sono tattiche che si usano da una vita. La Lazio va in silenzio stampa, pur sapendo che forse tanti errori non ce ne sono, per magari spostare un po' l'arbitraggio per la prossima partita. Io non ho capito perché quel cesto di Manfredi mi ha tolto. Manfredi, cosa che non ti andava bene di quello che ho detto? Ho detto che siamo la squadra più forte del campionato. Cosa che non hai capito? Scusami, cretino. Ho detto la Juventus è la squadra più forte del campionato, che vinceremo lo scudetto. Cosa vuoi sentirti dire? Che facciamo schifo? Lei ha detto a 17 settembre in corsa, ma che cazzo di ragionamento è? Grazie, in corsa, seconda. Che cazzo facciamo migliore peggiore. Io regalerei a uno a Gianni. Sì, su Gianni volevo sentire un po' su cosa ne pensa di questa, anche di Ortelli, c'è scudetto. Prego Gianni. Bello, a uno a Gianni. No, guarda, io anche l'anno scorso, io dopo Juve-Lazio l'anno scorso ho sentito le Ferrari che arrivavano, il posto sulla Ferrari, eccetera, eccetera. Detto questo, oggi a me la Juve è piaciuta, soprattutto nel primo tempo. Linea della difesa molto alta, andare a aggredire l'avversario. Vedevo tanti giocatori nella metà campo della Lazio, poi se è merito della Juve o colpa della Lazio, questo lo lascio decidere a voi. Però... oggi finalmente a me la Juventus è piaciuta, perché a me quando piace la Juventus, quando viene schierata con un atteggiamento propositivo, io lo dico, va bene? Quando di quello che stavate parlando prima, che Sarri non è andato in conferenza stampa, io trovo patetico che una società, invece di andare a discutere di una Lazio che ha 3 punti e che secondo me dovrebbe averne molti di più, non va in conferenza stampa facendo passare il discorso del pallone dentro o non dentro. Quello è simbolo di... ma questo io l'ho detto anche l'anno scorso. Voi sapete quanto ha attaccato Allegri, che ci ha frantumato le palle per il discorso della Salernitana, eccetera, eccetera. Quindi bisogna mantenere una coerenza. Tu in conferenza stampa ci vai e parli della partita, poi puoi anche nominare se secondo te la palla era dentro o la palla era fuori, non è che non lo puoi dire, però non presentarsi per lamentarsi di questa cosa, perché questo ha lasciato passare. È questo il motivo, Ciccione? Questo ha lasciato passare. Non so se hai il motivo. No, ufficialmente il motivo non è solo per questo episodio, ma da come ci è stato spiegato, per gli episodi anche delle scorse partite. Apro la chat. Però guarda caso, questa cosa si fa per fare più rumore quando si gioca contro la Juve. No, secondo me è per sviare la situazione, diverso. Non c'entra niente, ragazzi, l'arbitraggio in realtà. Ma attenzione, vi spiego pure un'altra dinamica. Sarri comunque lunedì parla, e non è che lunedì sta cosa non esce fuori, perché lunedì c'è la conferenza stampa prima della Champions. Praticamente è un prender tempo di un paio di giorni e basta, perché poi lunedì non è una cosa professionale, a me non piace. Figurati uno che va per lavoro là e poi deve tornare dietro senza niente, figurati che divertente che ragazzi, può essere. Dobbiamo andare sul Bari, un attimo, facciamo migliore e peggiore in campo. Come sul Bari? Sto scherzando. Migliore e peggiore, Ste, prego. Perché sono in -10, dobbiamo fare anche reddito.
Prego Stefano. Prego Stefano, prego. Eccolo. Migliore e peggiore. Lazio, dici o Juve, tutti quanti. Ah, Lazio, Lazio, faccio Lazio. Lazio. Ah, Lazio. Allora, peggiore Immobile. Peggiore Immobile e anche oggi difesa. Perde la sfida Corretegui, prego. Ma che sfida è Corretegui, che ti perdonami. Ma che Van Basten faceva la sfida con Luiso? Fatto. Se Luiso faceva più gol, sì. Da guarda, sì, Buzio, sì, stronzate, sì, ne hai detto, ma migliore, questo è eccessivo. Migliore Luis Alberto, ragazzi, migliore Luis Alberto. Vabbè. Bravo Stefano, grande, grande, fa, molto obiettivo. Ci fa prendere il primo gol, ci fa prendere. Giulia? Lo so, però visto che gol. L'unico che corre è Luis Alberto. È l'unico che corre, chi ha corso? Chi ha corso? Gamada. Ma è una... è un errore molto grave per un giocatore professionista fermarsi per protestare, per farlo vera. No, secondo me non c'è, cioè, secondo me non c'è nessuno. Forse il meno peggio Provedella, io avrei detto. Ci ha salvato. Complimenti a Stefano che accetta la fine di Immobile. Bravo Stefano. No, a fine no, a fine no, però insomma oggi è stato male male. Corretegui, avevate sì punti su. Prego Giulia. Per me il peggiore, secondo me, faccio un po' mix, il migliore proprio in generale Vlahovic, per me oggi fa una partita incredibile, gol stupendo. Peggiore, sono d'accordo, Immobile, e io no, sto notando una cosa, cioè secondo me è vero che Immobile non è in forma, sta giocando male, e questo fa sì che vengano fuori tutti i demeriti della Lazio, cioè secondo me non è che è colpa di Immobile, no, questa no, involuzione della Lazio, no, sicuramente Immobile copriva molto, perché secondo me se Immobile l'avesse fatto comunque oggi una doppietta, la Lazio ne veniva fuori chiaramente in un altro modo, però secondo me la Lazio, io l'ho vista le partite quest'anno, e per me, a parte i risultati, per me è un po' preoccupante l'involuzione che sta avendo. Adesso non so, non mi aspettavo proprio oggi una partita del genere, anzi mi aspettavo proprio una reazione in questo caso con la Juve, non ne ha bisogno, si vede, professore. Infatti, mi fa strano, cioè, capisco il discorso anche che faceva Damiano, però secondo me stasera parlare di questo proprio non ha alcun senso, può solo fare comodo alla Lazio, questo io credo, e non presentarsi in conferenza stampa è sulla scia, cioè dire perché non chiaro, chiaro. Rimaniamo sul migliore e peggiore, però Ma io lo faccio che me ne vado. Prego, Ciccione, prego. Allora, migliore Provedel, peggiore sono indeciso tra Marusic che ci fa prendere il secondo e il terzo gol, no, Romagnoli che ci fa prendere il terzo, Casale ci fa prendere il primo, Isai ci fa prendere i primi due, insomma, guarda, la linea difensiva di non dire Immobile. Tutti. No, ma perdonatemi, ma il discorso su Immobile secondo me è un discorso abbastanza sterile, per il semplice motivo che in queste gare la Lazio non ha messo Immobile soltanto una volta nella possibilità di tirare in porta, tant'è vero che quando entra Castellanos l'attaccante al posto di Immobile non è che tira in porta, gioca sempre spalle alla porta, quindi credo che sia un problema un po' più articolato questo, che non sia così semplice, la manovra è troppo lenta, quindi no, ma secondo me è proprio la manovra che gira la palla, gira un po' troppo lenta per come dovrebbe essere, e quindi secondo me la linea difensiva è colpevole, però Marusic secondo me è il più colpevole. Però Augusto, scusami un attimo, ma perché non è partito Guendouzi? Ma guarda, Camada, non lo so, io secondo me però Camada non ha fatto male, sono sincero. Ma non è un giocatore, dai, non è un giocatore che può essere il sostituto, guarda, di Milinkovic-Savic, cioè Camada, si vede che secondo me Camada è andato pure vicino al pareggio, perché poi Chesney fa una bella parata, si inserisce, secondo me sta cercando di dare della continuità a Sarri, a questo giocatore, però secondo me questa è la miglior partita di Camada in stagione, sono sincero, quindi cambia poco. Il problema della Lazio è che prende troppi gol, onestamente, in questo momento. Salutiamo Agu se deve andare. Ciao ragazzi, ciao. Allora, Iaio, prego Iaio. Io dico, per la Lazio Luis Alberto è il migliore in campo, il peggiore Casale. Ok, Luis Alberto, Casale e Simo, Zurlo. Ma io vi dico, migliore Vlahovic, peggiore Bremer che ancora non è entrato in forma, però permettetemi una menzione sia per Miretti, perché Gordella c'ha ragione, ho già dimostrato che è un giocatore tosto e che si può fare, non ha fatto e soprattutto male. E soprattutto per McKennie, perché è un ruolo che non sembra suo, comunque ha fatto una gran partita, e avere giocatori così duttili è importante. Grande rapper tra l'altro. Gianni sì, io sono d'accordo su Vlahovic e McKennie.
per me. Io darei una notte di merda a McKennie. Se posso aggiungere, per me Immobile è un giocatore se non finito quasi. Martelli? Il migliore in campo è Emanuele Locatelli, senza ombra di dubbio. Emanuele Locatelli fa una prestazione da re, poi il migliore in campo resisto. Locatelli. No, Emanuele Locatelli. Andre, le azioni partono da lui. Lui ha fatto tutto. Lui mette i due assist per Vlahovic, li fa lui, I due assist per Vlahovic li fa lui. Il secondo assist lo fa McKennie. No, lo fa Locatelli, sono sicuro. Lo fa Locatelli. No, lo fa Locatelli. Ma guarda le partite, Simone, lo fa Locatelli. Lo fa Locatelli. Controllate il peggiore in campo, Andre. Il peggiore in campo è il peggiore in campo è Miretti. Non so perché l'ha fatto giocare, per me non è neanche un giocatore da Juventus. Io avrei messo o Fagioli o Pogba, non lo so. Come dice Gianni. Pogba mi sembra. Vabbè, quindi niente. Abbiamo in trasmissione uno che dice che dovrebbe giocare Pogba, quindi penso che possiamo anche maestro, non abbiamo Gianni, sentito. È andato pure allo stadio, Gianni. Pesa te. Oggi è stato impressionante, perché poi Allegri ricorda sempre, no, quanto i singoli possono incidere una partita. Oggi Vlahovic fa due gol che impressionano. Il primo è uguale al quarto di Lautaro con la Fiorentina, quindi entra in area, sa dove tirare, spacca la porta, anticipa i difensori. E l'altro è un gol tutto suo d'antologia. Una palla bella che scende, la stop... No, siccome il tormentone... Maestro, ma c'è Franchi! Sì, è arrivato per fare il cocco giù. Sì, ma Fabio... Vlahovic è un giocatore che solo grazie al Chelsea è ancora a Torino, perché non ha dato il conguaglio che voleva la Juventus, perché sennò Allegri preferiva Lukaku a Vlahovic. Ha ragione. Diciamole le cose. Noi dobbiamo essere onesti, dobbiamo dire le cose. Raga, dobbiamo andare su Reddit, che è mezzanotte. Infatti, ci stava arrivando. Ci mette la pezza qua, ma ancora l'Inter. Turam, cross, taglio tutta l'area, arriva Di Marco, altro posto, tiro, gol dell'Inter. Al quarto minuto di militare. Allora, questo l'avevano mandata alla fucina. Andiamo su Reddit. Allora, Pov, perché aggiorno. È lui che fa giocare bene l'Inter, la veramente strategica. Ma chi è lui, raga? È mio fratello. Ah sì? È mio fratello. Niente. E allora sì. Ma maestro, come mai non ce l'ha mai portato sul canale suo fratello? Ce lo racconti un attimo, è immenso. Perché è un anticonte. No. Ha tutti i capelli. Sì, lui Conte non lo può vedere. E poi c'ha tutti i capelli, non ho mai capito perché. Bastardo. Sì, è una merda. Sì. Anticonte poi. Vabbè, perché l'avete trovato? Boh, non lo so. Pov, dai Ale, se fosse chirurgo plastico, prima vedete se è bannabile. Allora, moderatori, guardate un attimo. Se è bannabile. Beh, non so, andiamo avanti. Lezione di storia. Cause sconosciute, l'uomo di Neanderthal si estinse. Dall'Homo sapiens discende poi l'Homo sapiens sapiens. No, dai. Poesia. Individual God. Però fa ridere oggettivamente. Io proprio non me l'aspettavo. Cause sconosciute, l'uomo di Neanderthal si estinse. Dall'Homo sapiens discende poi l'Homo sapiens sapiens. Comunque Don Frank manca tantissimo. Pov, Daje Ale sta facendo la sua prima intervista da giocatore della fucina, ma viene disturbato dal FUB e le sue canzonette. Io il mio sogno è coinvolgerla, anche perché fisicamente sta molto bene, e quindi il mio sogno era, a parte aprire, il mio sogno
il mio sogno era a parte aprire un brand, un negozietto, un brand e lavorare lì e lì. Poi ovviamente sponsorizzarlo. Scusa, se puoi abbassare, se ti piace. Vieni, sennò se te ne prendo la chitarra, fatta la violi giù. Fai il favore, fammi la cortesia. E quindi... Tra l'altro... Ho visto che oltre il cane adesso c'è un altro personaggio che si chiama il colombiano, che comunque secondo me dovremmo avere nel canale, dovrebbe passare. E poi voglio sapere anche come sta il cane, quindi se lo puoi chiamare la settimana mi fai un favore, grazie. Colombiano? Sì, no, brasiliano e colombiano e anche il cane, perché voglio sapere aggiornamenti. Bene, comunque. Benissimo. Beh, ma il colombiano è un essere umano o un cane? No, essere umano. Allora, si è superato. Non lo so, chiedo. No, è tipo il brasiliano, ma nella versione tipo più colombiano. Si è superato. Ma oggi, secondo me, vi giuro, gli intertristi piangono gola, fino a dopodomani. Oggi li umiliamo proprio, secondo me. No, Henry, mi ha rotto il cazzo, basta. Frate, ti giuro, oggi secondo me piangono basta, ho capito, ma posso dare un parere? Secondo me oggi vedremo proprio gli intertristi piangere fino a dopodomani. Non puoi. No. L'anno scorso, Giuseppe, io avevo l'ansia. Quest'anno invece mi sento troppo superiore. Ma neanch'io, ma non ce l'ho l'ansia, però mi sento troppo superiore, cioè non ho proprio paura di un cazzo. Beh, dai, Enerix ormai è un personaggio da anti football. Ah no, ma questo qua hai preso un TikTok, ti dico la verità, quindi non ti posso dare. Non ti metto neanche dislike perché fa ridere, ma hai preso un TikTok. Lo rimetto perché è stato saltato. Povvo. Vabbè, lo leggete. Sono Enzo, disturbo? Pov Manfredi insiste un po' troppo a chiamare Stefano per il post partita dopo aver perso il derby. Azzo. Sono Enzo, disturbo? Rompi proprio i coglioni! Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne? Ma il 9 barese non molla e ci riprova la notte. Ma Stefano è in dolce compagnia. No. Se no si alza la pressione dei sentimenti. Vabbè. Carino Riccardo Rallo. Infatti. Sì, si è sbattuto. Carino. La prospettiva spiegata a Faina. Vabbè. Ok. C'è poco da fare, ogni volta che vedo 111 in live mi viene in mente questa cosa. Una domanda, ma hai pizza netica? No. Comunque rivoluzione, a me casa un botto, mamma mia. Domanda, ma hai pizza netica? Mi faceva ridere. Sia completamente nelle mani di una persona che è l'uomo che ci ha fatto, secondo me, perdere i derby e che è lo stesso uomo che ce li ha fatti vincere a settembre lo scorso anno. Sto parlando di Stefano Pioli. Povero Luchino. Individual good, questa è una pubblicità, come direbbe qualcuno, spiazze. Umiliati, sia il termine giusto. E... No. Ma... A me fa troppo... Umiliati, credo sia il termine giusto. Molto bella, molto bellissimo questo. Io vi consiglio di fare anche tipo 20 minuti di Giulia Leonardi che dice umiliati dopo il derby. Heat map di Inter Milan. No, via. Il mago dei pronostici. Caro Cohen, che non ho problemi ad espormi e secondo me domani il Milan vince anche con relativa scioltezza. Vabbè, l'ha convinto praticamente. Ma che dici, Faina? No. Carino. Sempre individuo.
i 95 minuti del Milanista stasera. Miserabile wait. Bello questo. Post muto 3-0. E due. Si è preso due risultati su tre. Il re. Ragazzi, io vi saluto. Ciao Stefano. Ciao, ciao Stefano. Ciao. Ciao Luca. Ciao. Ciao Luca. 3-0. E due. Molto bello. Però Torre si avvicina. X2. Il grande asso. Allora. Si sente il cazzo qua. Basso, basso proprio l'audio, raga. Ma posso alzarlo, scusate. Allora. Asso, le mangi le schifezze, le bevi le peggio robacce, fumi come un porco. Però il depuratore d'acqua, fumo come un porco dove? Tutta elettronica, non fumo una sigaretta da 3 anni. Bevo robacce dove? Che mi sono bevuto 2 litri d'acqua del depuratore. Mangi robacce, mi sono mangiato solo ombreti. Mi sono mangiato solo ombreti. Dimmi dove sta tutto quello che è scritto. Ma che viaggio è questo qua? Dani Deca. Non capivo perché sto viaggio ci sei fatto, ma sbaglio o ha colpito ancora? E subito dopo abbiamo un inviato da Torino. Prego, prego Andy. Allora, questa qua è una partita fondamentale già per tutte e due. E spesso quando si gioca così tanto e così presto nel campionato, la partita diventa una partita chiusa. Come dicevo prima, secondo me grandissima lotta a centrocampo, non vedo dei bomber, e adesso lo so che qua Sciscione interverrà, non vedo dei bomber né da una parte né dall'altra, ovvero in grado di spaccare la porta in questo momento, under 2,5 a 1,75. Perfetto. Questo era difficile sbagliarla così, sbagliarla così era difficile, Sì. Under 2,5. Perché se avessi detto vabbè, per me segna Immobile, vabbè, ma non vedo dei bomber né da Alessandro parte, né da... Quindi under per la gioia di Manfredi. Cos'è questa schifezza, dai. Ma basta. Che cazzo è sta merda qua? Nonostante sia successo un fatto increscioso, un giocatore di calcio della Serie A è risultato positivo ai test antidoping. Ora, secondo voi, in quale società di calcio è avvenuto questo? Allora, al Milan... Geniale. Allora, il più bello secondo me, però, ragazzi, vi dico la verità, è proprio il primo, questo qua. Questo. Wolfer. Sì, sì, questo è devastante. Questo. Cose sconosciute, l'uomo di Neanderthal si estinse. Gabra, dov'è Gabriel? Ma in chat, raga. C'era il link, discende lo poi verso la fine, l'uomo sapiens. Per pause. Grazie ai nostri ospiti di essere stati con noi, ragazzi, spero che avete passato 2 belle ore. Chiedo di spammare i canali di Zurro, di Gianni, anche di Iago che viene meno degli altri. Grazie mille anche di Asso. Grazie di Fabio, mille ragazzi. Ovviamente. Ciao ragazzi. Asso. Ma domani vai tipo allo stadio, fai qualcosa del genere? Certo. Quindi ti aspettiamo nella seconda parte più o meno. Sì, ma chi c'è domani? Chi può fare oltre a Roma, Manfredo, domani? Prima da Roma chi può fare? No, la Roma dobbiamo fare subito. No, come subito? No, come subito? Per forza. Fa Fiorentina-Atalanta, dai, fa Fiorentina-Atalanta. Ma la Roma inizia alle 9, finisce alle 11, dai. Ti aspettiamo, dai. No, aspetti. Vabbè, vediamo. Non ti senti. Ciao, Ste, buonanotte. Fermate il canale di Asso.